giornata, lunedì 6 luglio, eccoci anche oggi insieme in questo appuntamento dedicato all'informazione, notizie oggi su Italia 53 e poi più tardi anche su Serenissima Televisione per quanto riguarda l'ultima ora di trasmissione. Importante come ogni mattina è il vostro contributo allo 049 63 11 11, il nostro centralino che vi mette poi in contatto con i nostri ospiti. Saluto anche chi ci segue dall'estero attraverso i nostri canali satellitari, quindi una buona giornata a tutti. Per tutti naturalmente è sempre valido il solito numero e oggi... come abbiamo fatto ieri, visto che ieri era una giornata importante per la Grecia e per questo referendum, anche oggi ritorneremo sull'argomento. Anche oggi parleremo di temi caldi, importanti del nostro paese, come appunto l'immigrazione. Tra l'altro vedremo un po' di interviste che ho avuto modo di realizzare al Parlamento europeo. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Vi presento gli ospiti. Intanto Costantino, tiriamo un po' sul microfono perché così altrimenti non si sente o si sente poco o niente. Allora, parto in fondo da Claudio Berti, Presidente del Movimento per la Storia e l'Identità Italiana. Buongiorno Presidente, bentornato. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno a lei. Saluto Tiberio Businaro, Sindaco di Carceri, Provincia di Padova. Buongiorno Sindaco. Buongiorno a tutti. Costantino Rover, Area Comunicazione Economia 5 Stelle. Buongiorno Costantino, bentornato. Buongiorno a tutti. Aspettiamo, vediamo se arriva anche il generale Antonio Pappalardo, presidente di scudo dei Carabinieri di Federcontribuenti, che aveva accettato appunto l'invito alla trasmissione per parlare ovviamente di tantissime cose e cose che comunque sono che riguardano da vicino i cittadini. Allora, il no greco spaventa l'Europa, questo è il titolo del Corriere della Sera, vittoria ai referendum con il 61%, Tsipras subito un nuovo accordo, Merkel va da Hollande, domani vertice di emergenza a Bruxelles, Renzi non solo Berlino e Parigi, ora ci sono delle scelte collegiali da fare praticamente. Poi c'è un piano della BCE per evitare il caos, il governo nessun timore di contagio. Vediamo anche il Messaggero, il no della Grecia sfida l'Europa, la linea anti-Bruxelles stravince il referendum, per Tsipras ora l'accordo entro 48 ore contro l'austerità, per la Merkel vanno contro un muro. Oggi il vertice Berlino-Parigi, Atene chiede nuova liquidità alla BCE e poi le borse sono con il fiato sospeso, lo spread è sotto tiro, si teme un lunedì shock. L'euro giù, il Grexit, quindi più vicino, l'uscita della Grecia dall'euro è naturalmente più vicina. Insomma, sono decisioni che finalmente danno probabilmente un po' di stimolo a questa Grecia, che insomma, poi abbiamo, a questa Europa che abbiamo detto che anche ieri insomma, non è proprio un'Europa dei popoli e più un'Europa dei banchieri, delle banche private, di questo euro che mette un po' in crisi i nostri stati, gli stati membri e insomma tornare, magari uscirne forse per qualcuno potrebbe voler dire anche una ripresa, potrebbe voler dire una maggiore sovranità e quindi probabilmente forse è la soluzione migliore. Non so cosa ne pensano i miei ospiti, farei subito una carrellata, parto da Costantino Rover che insomma in questo tema è esperto, quindi meglio di lui. Prego Costantino. Adesso non esageriamo. No, diciamo quello che è giusto. Chissà quanti. Io sinceramente non ho un'opinione definitiva sull'esito del referendum, perché poi alla fine la questione è tutta legata all'establishment che poi produrrà eventuali cambiamenti di politica e tutto il resto. Quindi a mio avviso non esiste una soluzione univoca che può risolvere tutto, piuttosto devono esistere dei politici in grado di fare le scelte più adatte al singolo caso. Cominciamo con le scritte. Quindi non c'è semplicemente come soluzione l'uscita dall'euro to cure, piuttosto che non la contrattazione di trattati che comunque sono trattati capestro. Diciamo che Tsipras ha avuto sicuramente il merito di essersi giocato
il tempo che ha avuto a disposizione per prodursi, diciamo, il piano B, che io credo ci sia. Poi da qui a dare un giudizio definitivo bisognerà vedere come si giocherà le proprie carte per portare a termine eventualmente il piano B, oppure per contrattare in sede europea quelle che sono le sue istanze, cosa che io personalmente eviterei, perché rimanere in questa unione pur a tassi un po' più agevolati non è che migliori più di tanto la situazione. Sì, se alla fine ti danno il contentino, non è che questo risolva i problemi. Esatto, problemi, diciamo, no? Che Tsipras avrebbe potuto affondare il colpo quando è stato il momento, evidentemente non era sicuro, oppure ha subito talmente tante pressioni che ha voluto rivolgersi al popolo greco, cosa che io non ho. Il fatto di fare un referendum non è stato un po' rischioso? Sì, molto. È poco da responsabile, nel senso che se magari vinceva il sì, l'avete esatto, deciso allora, voi, cioè la responsabilità del popolo, dei cittadini, infatti, è meno della politica. Si è tanto parlato di vittoria della democrazia, personalmente penso che un governo in carica da 6 mesi, che in programma aveva proprio quello che poi è andato a fare, non dovrebbe tornare alle urne per chiedere un parere ai propri elettori che hanno dato il proprio voto e quindi già democraticamente gli hanno dato il placido per agire, prima cosa. E poi seconda cosa, appunto, io credo che in determinati momenti come questo un referendum valga la pena solo quando sai quale sarà il risultato. Quindi o lo decidi oppure ti sei fatto bene i tuoi conti. Ecco, perfetto. Cominciamo a sentire anche chi ha il telefono. Pronto? Pronto, Dario di Vicenza, buongiorno. Con chi parlo? Dario di Vicenza, buongiorno. Buongiorno Dario, buona giornata, prego. Buona giornata. Niente, oggi volevo, stamattina volevo formulare i miei sentiti omaggi a una persona che è mancata proprio ieri. Sì, Giuseppe Bortolussi, sì. E formulare a nome anche di tutti noi ascoltatori e poi anche personalmente, perché non ci siamo conosciuti personalmente, ma invece televisivamente eravamo amici, in quanto con il grande Giuseppe, con Angelo Morini. Tante trasmissioni insieme, sì. Della nostra categoria degli agenti di commercio. Certo. Ecco, mi premeva proprio fare questo atto di omaggio a questo personaggio che ci manca tanto. Veramente spero che Dio lo aiuti e anche aiuti la CGA, che certamente ha nel suo... Nella sua scuderia aveva delle persone valide. Grazie Dario, grazie per questo suo ricordo, lo avrei citato più tardi, perché comunque diciamo che Bortolussi è partito da qui, da Serenissima per certi versi, tantissime trasmissioni assieme ad Angelo Morini, anche con me, insomma, oltre che un ospite per la nostra emittente, per noi era anche un amico, insomma, ci si trovava anche fuori dal lavoro e ci ha insegnato sicuramente tantissime cose. Sicuramente alla CGA di Mestre ha formato una bella squadra forte, vincente, preparata su molti fronti, e andrà sicuramente avanti così. Certo che è stata veramente una perdita che ci ha lasciato un po' così, con una tristezza addosso che sappiamo tutti, per chi appunto lo conosceva bene, che ormai era diventato a livello nazionale anche un volto importante, quando c'era da parlare appunto anche di economia, di imprese, quando c'era da snocciolare dati, meticoloso proprio in tutto quello che era appunto lo svolgimento del suo lavoro. Quindi un saluto a
Aborto Lussi Voce, come titola il Gazzettino delle Imprese, poi tra l'altro era l'interprete del Veneto. Cacciari, ricorda l'amico, era fuori dagli schemi e il PD se lo lasciò sfuggire. Anche Zaia ha dato il suo parere su questo evento, forte e leale, Brugnaro punto di riferimento appunto per la città di Venezia, ma anche per il Veneto stesso e poi per tutta l'Italia. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno, sono Gianni da Milano. Buongiorno, prego. Che condoglianze allora per Bortolussi, che ho avuto modo di vedere un paio di volte come vostro ospite. Certo. E persona appunto dunque positiva, persona che si dava da fare nel mondo dunque diciamo del lavoro, non come un politico, i nostri politici chiacchieroni vacui, approfittatori e nemici dunque diciamo del popolo, del cittadino onesto, delle famiglie italiane, come sono dunque questi politici sia a livello nazionale dunque che a livello dunque diciamo europeo. Abbiamo dunque qui diciamo ultimamente un Renzi dunque, che dimostra di essere veramente un affabulatore, dunque, un venditore dunque, di pentole, che si dovrebbe dunque vergognare di farsi vedere dunque, in pubblico, perché dunque ha agito servo dunque dei potenti, è stato dunque si è fatto vanto che ha avuto i complimenti la settimana scorsa dunque di Obama, e io dunque ho già detto dunque che lui doveva avere i complimenti dunque dal pensionato, dal cittadino italiano, allora significa che avrebbe operato bene. Questi sono personaggi dunque negativi che devono dunque lasciare subito il loro posto e devono pagare per quel male che hanno fatto dunque agli italiani, alla civiltà italiana, al popolo italiano, permettendo tutto questo scempio, questa invasione dunque di stranieri, addirittura dunque a pagamento. Si parla che ci sono i terroristi che vengono dal mare, ma noi addirittura questo sistema politico italiano li va a prendere con le navi, ma stiamo scherzando. Per quanto dunque riguarda poi la Grecia, dunque, io sono sempre stato per il no, logicamente, e quindi grande onore al popolo greco che ha saputo dunque rinunciare al boccone dorato che gli davano immediatamente, ma sapeva dunque invece che era un ricatto da parte di questo sistema finanziario, da questa piovra, perché dunque, veramente dunque, si trattava dunque, di diventare ancora più schiavi dunque, degli altri, mentre dunque, ogni popolo, ogni Stato deve chiudersi in se stesso, mai come oggi, chiudersi in se stesso e vivere di ricchezza dovuta dunque, alla produzione della propria economia, non dei soldi che vengono dati dunque, dagli altri. Soldi stampati senza alcun valore. Così dunque deve seguire anche l'Italia questo esempio. Dobbiamo vivere di nostra produzione. La ricchezza, i soldi che si generano, devono essere della nostra produzione, delle nostre aziende. Se lo riusciamo a fare a livello dunque romano, perché ormai è troppo dunque grande i compromessi che ci sono a Roma, la struttura dunque mafiosa che c'è a Roma anche a livello politico, cominciare dunque da quello che fa politica anche dunque, perifericamente ad arrivare dunque alle alte cariche dello Stato, facciamolo perlomeno a livello, cominciamo a farlo a livello regionale, riprendiamoci la nostra coscienza, le nostre tradizioni, la nostra civiltà a livello nazionale, a livello regionale, e poi dunque ci si può espandere e arrivare ancora a livello dunque statale. Quindi bisogna fare ancora ormai, è giunto il momento, di non avere più chiacchiere e di fare un'azione anche di forza, certo, in difesa logicamente dei nostri valori, della nostra civiltà raggiunta, che ci siamo tolti in 2 anni addirittura. Quindi dunque non dobbiamo più essere dunque ossequiosi di questo dunque, politici dunque europei, sono tutti quanti dei mascalzoni. La Merkel, il Draghi, il Padoan, cosa viene qua a raccontare il Padoan? Ma voi vedete che quando questi politici nostri parlano non hanno nessun interesse di quello che dicono. Ma perché?
ma perché non educano la cosa, non sono idee loro, non sono loro progetti, loro sono dei replicanti, non possiamo essere in mano a queste persone, non abbiamo una struttura di Stato, qualsiasi cosa che arriva dall'esterno, noi siamo succubi, ne subiamo le conseguenze, ma stiamo scherzando, dobbiamo diventare ancora italiani. Grazie, grazie mille per il suo contributo, sindaco, a parte le telefonate. Ritorniamo un attimo sulla Grecia, sì. Il suo pensiero. Allora, Tsipras in pochi mesi ha dimostrato ed ha capito che non riesce sicuramente a creare un rapporto di forza o di contrattazione con l'Europa. È già stato eletto dai cittadini per fare delle scelte importanti. Non ha il coraggio di fare le scelte importanti, che sarebbe l'uscita dall'euro, e cosa fa? Va a fare un referendum che non dice usciamo dall'euro, ma chiede semplicemente ai cittadini di consolidare un percorso di trattativa con la Comunità Europea. Quindi dice accettiamo quello che ci stanno proponendo o tentiamo un rapporto di forza, e lo chiede ai cittadini, sebbene avesse già comunque il potere di decidere. I cittadini, ovviamente, i greci, dicono no, cerchiamo di contrattare, cerchiamo di cambiarla questo sistema. E poi di che cosa stiamo parlando? La troica, autoritarismo emergenziale, sostanzialmente utilizza il debito degli stati come sistema di conquista, no? Un popolo lo conquisti o con la spada o controllando il debito. Controllando i debiti che ad oggi non sappiamo come sono stati creati, non sappiamo effettivamente se sono soldi che abbiamo speso noi o se c'è di tutto. Bisognerebbe fare un'analisi reale del debito pubblico, non solo della Grecia ma anche dell'Italia, no? Certo. Per capire effettivamente qual è la parte che è causa del non controllo della spesa pubblica, o se ci hanno buttato dentro anche del buon debito da privati, quindi delle banche piuttosto che di società multinazionali e quant'altro. Quindi Tsipras oggi ha consolidato la possibilità di trattare semplicemente con la Comunità Europea, e la Comunità Europea gli farà un nuovo piano di rientro che sicuramente non sarà a vantaggio dei greci, e si continuerà questo percorso fino a quando non avranno il coraggio veramente di fare qualcosa di importante e di uscire. Perché secondo me sarebbe stato il momento interessante per dimostrare se si può vivere anche senza euro e come si può vivere senza euro. Io credo che se non arriviamo a questa frattura qua, continueremo nei prossimi anni, non cambierà più di tanto, non cambierà, perché la Troica o comunque la Comunità Europea non lascerà le redini del controllo delle politiche monetarie, ma delle politiche anche delle azioni dei governi, che hanno dimostrato di essere sempre comunque inefficaci, perché tutti i tagli non hanno mai prodotto un abbassamento del debito pubblico e la garanzia anche di servizi e benefici per i cittadini. Come ho detto ieri, visto che sono stato al Parlamento europeo e mi hanno detto che l'Europa per certi versi è un pasticcio, probabilmente questo scossone potrebbe dare questa possibilità, non dico ad essere rifondata, ma quantomeno a pensare ad un'Europa diversa, non quella che c'è adesso, che appunto non sta portando a nulla se non a tantissimi problemi che abbiamo e che vediamo per esempio anche nel nostro paese, perché poi dopo sappiamo benissimo come sta andando in giro per il mondo, e la Grecia ne è un esempio, però se ci guardiamo anche a casa nostra, no, Presidente Berti? Vero. Direi che il risultato elettorale che ha avuto la Grecia in questo referendum è stato determinante, perché ha dato dimostrazione quanto vuol dire, sempre che la politica voglia lavorare a fin di bene per il proprio paese, quali effetti, no, positivi possa portare, e non sempre negativi come si dice. Quando si parlava che il referendum sembrava che fosse una cosa quasi impossibile, che poi in realtà il referendum è legale, uno lo può fare in qualsiasi paese, proprio la Merkel stessa aveva dichiarato pubblicamente anche in televisione che
il referendum era uno strumento legale che la Grecia, come del resto anche gli altri paesi, potrebbero utilizzare. Noi poi come movimento politico, da quando siamo nati, dal 24 giugno, l'abbiamo proposto, siamo anche stati i primi ad andare nei gazebo con i manifesti a raccogliere le firme. Mentre si stanno a fare delle chiacchiere, invece il popolo italiano ci chiede una risposta, chiede all'Italia una risposta. Il popolo italiano vorrebbe andare a questo referendum, no? Più che mai, perché è un diritto sacrosanto che non possiamo togliere. No? Quindi, vistosi l'esempio della Grecia... Sì, ma se hanno bocciato anche il referendum per l'indipendenza del Veneto, come si fa ad andare a un referendum in Italia che se quei 2, 3, 4 che sono stati fatti poi alla fine non sono serviti a nulla? Ci si deve andare un referendum fatto bene in Italia, quello che darà la possibilità a tutti i cittadini di decidere il proprio domani. Perché non è normale vivere anche in una situazione del genere, perché allora a questo punto è dittatura, no? Il referendum è l'espressione massima della libertà di cui la gente si può... giustamente noi esprimere in questo caso, perciò io ritengo quindi una bella vittoria schiacciante quella della Grecia, che comunque sia, no? Adesso dirà lei, parlerà lei alla Troica, fra virgolette, e poi sicuramente già, io ho visto le notizie perché sono arrivato stanotte da Napoli, perché noi ieri eravamo fra l'altro a ritirare le firme giù a Napoli, quindi... E ho visto proprio le notizie, già una delle prime risposte che hanno dato, no, da Greta, disse: da adesso cominciamo a comandare noi a casa nostra. È stata una bellissima frase che ho letto. Sicuramente. Poi ridò la parola a Costantino Rover. C'è una telefonata prima. Pronto? Buongiorno, sono Sandra. Buongiorno. Sandra, mi alzate il volume? Parlo piano perché sono in appartamento. Immagino, sì, ma comunque... Scusi, volevo solo dire, scusi signore conduttore, ieri c'è stato questo voto, ma io mi sono trovata purtroppo, dovevo andare a fare una gita in montagna, ma mi sono trovata ad andare al pronto soccorso, non per me ma per un'altra persona che l'ho accompagnata, e sono rimasta lì dal mattino presto fino al pomeriggio tardi. Non ho niente da dire del personale, scusate, ma lo devo dire. Nel giro di una decina d'anni, anche più ormai, come persona che comune cittadina mi trovo a dire che, santo Dio, se non ci si accorge che il comune cittadino sta sempre peggio, basti vedere il pronto soccorso, andate al pronto soccorso. Ieri mattina una massa di gente, tanta gente sofferente, ci trovavamo lì. Dove, niente, ripeto, niente da dire per il personale, ma abbiamo visto, almeno io ho visto, poco personale, gente nelle lettighe, quasi vorrei dire trascurate, poverete, perché non c'è personale? E anche il degrado, ho visto, erano 2 anni che non andavo, ma mi sono trovata a dire peggiorato il degrado dell'ospedale, l'odore, perché poi sono andati in un altro reparto, mi hanno mandato in un altro reparto, l'odore di urina in tutto, dappertutto, proprio il degrado. Possiamo sapere Sandra in che città era? Vicenza. L'ho già denunciato 2 anni fa, perché non, ripeto, non per il personale, per il medico e per il personale aiuto medico, ma proprio quello che vivi intorno, proprio che vedi, la sofferenza, le lettighe lasciate lì, quasi anche l'afa, e proprio l'odore e l'abbandono quasi, perché non c'è personale. E le persone che c'erano lì, alla che sono rimaste lì alla notte con il loro genitore anziano, non sapevano cosa dire, dicevano: ma dobbiamo scrivere qualcosina al giornale, non abbiamo avuto tutta la notte uno che dica ha bisogno di un bicchiere d'acqua. Ma perché? Perché non c'è, ripeto, i tagli si vedono per i comuni cittadini che pagano alla Grecia. Parlate di Grecia, parlate della Grecia-Italia, parlate di come è trattata Italia. Sì, l'italiano, sì. La persona comune che lavora, che è onesta e che paga tutto alla faccia. E l'Europa, qual è l'Europa? La Germania? Quella è l'Europa. Parlate di come è trattato il comune cittadino, c'è anche 5 Stelle lì, vero? Si è lì in lo studio,
signore di 5 Stelle, controllate bene. Non è del 5 Stelle. Allora spieghiamo. Allora io faccio parte. Grazie Sandra. Faccio parte di Economia 5 Stelle, che non è altro che un gruppo di comuni cittadini. Un gruppo di lavoro. Sì, esatto, un gruppo di studio e di lavoro studio, che collabora con economisti anche importanti, che saltuariamente sono anche vostri ospiti, come Nino Galloni, certo, Antonio Maria Rinaldi, quindi voglio dire non proprio gli ultimi della classe. E il nostro, tra virgolette, lavoro, perché non veniamo retribuiti, quindi per questo dico che è, tra virgolette, un lavoro, è proprio consiste nel aggregare persone attorno a temi di discussione di macroeconomia, sostanzialmente. Esatto, che siano competenti. E produrre soluzioni che puntualmente non vengono ascoltate. Esatto, ovvio, è così che funziona. Comunque, pausa pubblicitaria, ritorniamo tra poco e continueremo a parlare. E quando comunque si parla di tagli alla sanità, tagliano i servizi, ma non tagliano il personale, i dirigenti, e quindi... ce ne sarebbe a dire. Abbiamo tempo, fino alle 9 abbiamo tempo, pubblicità. Ritorno in diretta, ancora una buona giornata, un buon lunedì 6 luglio, 049 63 11 11 il numero per intervenire in diretta. Allora, argomento Grecia sicuramente in primis, poi dopo parliamo anche delle problematiche del nostro paese, parleremo di immigrazione perché ho un po' di interviste da sottoporre ai miei ospiti, ma anche a voi da casa che potrete commentare. Le ho fatte perché ce n'è stata l'opportunità, anche la disponibilità delle persone che ho intervistato a Bruxelles, e quindi sentiremo i loro commenti che sono stati così fatti con domanda risposta, e altri commenti li facciamo qui da studio, perché ovviamente di più non si può. C'è un messaggio di Domenico che dice: mi chiedevo cosa accadrà dopo questo risultato greco, e se invece della carta moneta euro diventasse solo carta straccia. È semplicissimo verificarlo: quanti compro oro sono nati sotto casa tua o nella tua via dal 90 a oggi? Secondo me ha un suo perché. Costantino, ha un perché questi compro oro? Sì. Io mi ricordo una decina di anni fa, forse di più, il primo viaggio che ho fatto negli Stati Uniti, sono andato un periodo a Los Angeles, e una cosa che avevo notato era che a downtown, quindi centro Los Angeles, che poi sì, esatto, è tutto circondato di quartieri, quello ispanico, quello cinese e così via, erano sorte un sacco di queste attività, e combinazione volle che era un periodo di, diciamo, pesante recessione in America. Adesso sul business non è che possa dire molto, perché non è la mia branca, però in sostanza il compro oro non è altro che un'attività che cerca di monetizzare al più presto quelli che sono le urgenze della gente, chi è che si vende l'oro, oppure se non vende il proprio, vende quello generalmente della nonna e così via. Esatto. Un po' ci stiamo dilapidando i risparmi che abbiamo da parte. Ricordiamo che noi eravamo il primo paese al mondo per risparmio privato, e questo ci aggancia molto direttamente al debito pubblico, perché ve lo spiego in maniera molto elementare, ok? Ragionando con te, ti faccio le domande. Sì, dai. Fino a quando abbiamo avuto la lira, tutto quello che avevi in tasca e che spendevi, da chi veniva emesso? Dalla Banca d'Italia. Esatto, che all'epoca, fino all'80, Era una banca pubblica. Comunque era lo Stato che metteva questa moneta. Esatto. A debito o meno, era comunque era lo Stato. Okay? Quindi tutto quello che era l'attività commerciale ed economica del paese si reggeva sulla moneta di Stato, la moneta, definiamola pubblica. Okay? Quindi dal risparmio all'acquisto della casa, al mutuo per l'automobile, tutto questo veniva pagato in lire. Quindi tutto ciò che serviva a far girare l'economia veniva, per così dire, emesso, come si suol dire, stampato dallo Stato. È evidente che quindi al credito del cittadino che fa girare l'economia debba corrispondere un debito di Stato, che era soltanto un debito contabile, però. Sì. Fino a quando nel 1982
e dopo, se riusciamo ad inquadrare il monitor, vi farò vedere un paio di grafici. Non siamo giunti alla completa privatizzazione di Banca Italia e al divorzio fra Banca Pubblica e il Ministero del Tesoro. Questo praticamente ha trasferito la facoltà, il potere di emissione di moneta dalle mani dell'ente pubblico a quello delle banche private, in sostanza. Quindi la successiva adesione all'euro, non abbiamo fatto altro che trasformare i nostri debiti e i nostri crediti da lire in euro. Quindi il debito pubblico via via si è trasformato in un debito di proprietà sostanzialmente di enti privati, e di conseguenza anche il nostro debito è stato trasferito, convertito in una moneta che oggi non è più di proprietà dei cittadini. In realtà non lo è mai stata nemmeno la lira, però perlomeno era sotto il controllo del Ministero del Tesoro e della Banca d'Italia. Oggi non lo è più. A me hanno detto a Bruxelles: se io ti do 500 euro, tu spendi in Europa 500 euro. Io un attimo mi sono sentito perplesso e ho detto: com'è? No, cioè se tu mi dai 500 euro, sì, io li vedo, li spendo questi 500 euro, ma sopra c'è il debito pubblico, ci sono gli interessi sopra. Esatto. Cioè non sono più 500 euro. E poi, fra l'altro, gli interessi variano da Stato a Stato, visto che siamo un'Europa unita. Per cui a noi il debito costa un tot, che può variare dal 2 al 5% a seconda delle fasi storiche. Alla Germania o alla Francia costa lo 0,05%, che sono i tassi che vengono offerti attualmente alla BCE. Perché possono farlo? Perché hanno una banca pubblica, anzi la Germania ne ha molte di più, per non parlare di come truccano i conti i tedeschi a proposito di bilanci truccati. E per quanto riguarda la Francia, mi sembra di averlo spiegato in una delle puntate in cui sono stato ospite, la Francia, se c'è tempo, Una telefonata, okay, dai, perché prendiamola e poi dopo ci ritroviamo, che è molto interessante da far capire anche ai nostri telespettatori, che così si fanno bene, si inquadrano bene le idee. Pronto? Buongiorno Massimo. Buongiorno, chi è? Sono da Sina Lunga di Siena, dal paese della Binti, Livio. Buongiorno Massimo, buongiorno ai suoi ospiti. Vorrei riportare un attimino la trasmissione all'attenzione, un pochettino più un passo più indietro. Sì. Quando a un certo momento uno Stato, se si può definire ancora l'Italia uno Stato, praticamente ha il coraggio di massacrare quello che ha reso grande nella storia l'Italia, la terza potenza mondiale, la partita IVA. Una cosa veramente tutta a favore di cooperative politicizzate, che adesso è la nuova fonte praticamente di come mungere i soldi in partiti attraverso le cooperative. Primo. Secondo, facendo questo hanno distrutto il mercato interno. No, non contiamo i morti che ci sono qui a Pogliano della Chiana, uno martedì, un artigiano, un falegname, poraccio, si è ammazzato e c'è stato il funerale ieri. E dobbiamo lodare queste persone che hanno fatto grande l'Italia e adesso le abbiamo portate a impiccarci. Purtroppo nella lista della Bindi, degli indesiderabili, degli invotabili, sono mancate due persone. Uno si chiama Rossi, presidente della regione Toscana, che quando era la sanità si è fottuto 450 milioni di euro e non si sa in quale conto corrente sono andati a finire. Secondo Renzi, ho le carte in mano, che le posso mandare, 400 milioni di euro per i bambini, per le colonie dei bambini, per i disabili, che se li ha messi della sua fondazione, e va bene tutto così, i signori compagni. Ma adesso il discorso giriamolo in un'altra maniera. Io, dopo aver fatto l'artigiano per due generazioni nella mia famiglia, io ho dovuto smettere come un cane, perché ti hanno massacrato. Da pensionato, da vecchiarello, faccio un po' di volontariato. Tutti i paesi qui intorno ne hanno di questi musineri che vengono con la barca, senza documenti, perché ho girato due terzi di mondo e ho dovuto sempre avere i documenti in mano per far vedere chi ero. Nessuno di loro ha documenti. Adesso che a Sina Lunga ne stanno arrivando praticamente 7-8, in cui il prefetto ha obbligato Sina Lunga, la misericordia, di prenderli. Bene, gli diamo da mangiare, gli diamo da bere,
medicina, tutto quello che è possibile dargli. Però lo sa che cosa gli diamo anche? 500 euro per i lavori sociali al mese gli diamo, ma i figli degli italiani questi soldi non ci sono, non li prendono i figli degli italiani di 17-18 anni, e tant'è vero che ne abbiamo fatti andare via 94.000 l'anno scorso, però in compenso abbiamo preso 150.000 musineri che saranno i futuri lavoratori dell'Italia. Dove pensa che possiamo andare? Dobbiamo dire lodi alla Grecia che ha detto no all'euro. Se non riusciamo, questi ci rovinano, ci massacreranno. Noi, i paesi limitrofi della Comunità Europea, i serbi dei francesi, degli inglesi e dei tedeschi, gli austriaci più infami dei tedeschi. Signor Massimo, dobbiamo dialogare su queste cose. Sì. Chi sono i comunisti? La rovina del mondo. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata a lei. Io sono sicuro che qualcuno si arrabbierà dopo che vi farò vedere le interviste. Finiamo con Costantino, prego. Cosa vuole sapere? Come fa la Francia a farsi prestare dalla BCE a tassi irrisori i soldi? Che poi l'Europa, che dovrebbe essere unita, dovrebbe essere uguale per tutti. Perché noi dobbiamo pagare di più della Germania o più della Francia? Non tocchiamo questo tasto, andiamo al concreto. Tocchiamolo, diciamo... Tu sai che qui puoi dire tutto quello che vuoi. Quello che voglio dire è che quando Rossi viene rieletto non è che si rielegge da solo, quindi si vede che agli italiani non è ancora bastato. Va bene. E quindi va bene così, cioè voglio dire, io faccio questa attività da 4 anni ormai, e quello che io assieme a molti altri e di molti anche altri gruppi abbiamo prodotto serve proprio a dimostrare non solo a come stanno andando le cose, ma poi anche a dimostrare come potrebbero cambiare se fatte in maniera diversa, perché noi produciamo progetti veri e propri. E se poi la gente vota Rossi, cosa ci dobbiamo fare? Significa che non è il momento buono? Allora aspetteremo ancora. Noi andiamo avanti a lavorare, ma più di questo non possiamo fare. Ma non c'è più tempo, dobbiamo intervenire. No, ma il tempo è scaduto da molto. Sì, appunto. Il fatto è che se persino Renzi va a sondare quello che è il lavoro, per esempio, di Marco Cattaneo sui CCF, non so se ne avete parlato qui in trasmissione in passato, sono i certificati di credito fiscale. Sì, e non me, ma sicuramente i miei colleghi l'hanno fatto. Sappiamo benissimo che Renzi è a conoscenza del fatto che la Cassa Depositi e Prestiti si possa convertire in una sorta di banca pubblica e non lo fa. Perché non c'è la volontà politica di farlo, ma non è che è solo di Renzi, non c'è nessuno attualmente che lo vuole fare, e qui prendo dentro tutti, perché chi va in televisione a parlare di banca pubblica e poi non ha mai presentato un disegno di legge, una proposta di legge, si prende gli applausi, fa i bei discorsi in Parlamento e in televisione, ma oltre a quello non va. Purtroppo l'opinione pubblica, che io metto molto tra virgolette opinione, perché ritengo che una persona per avere un'opinione debba conoscerne qualcosa, sicuramente va dietro come una tifoseria all'uno e all'altro partito. Guarda, su questa cosa qua c'è da fare un passaggio semplice per spiegare anche meglio ai telespettatori, perché ha detto una cosa molto importante. E se la comunità europea oggi, ipotizziamo, oggi abbiamo bisogno di 100 milioni di euro per costruire un'opera pubblica, no? Sì. Chiediamo i soldi alla comunità europea, stampano, anzi non li stampano neanche, li digitano, 100 milioni di euro, li mandano a una banca italiana, non li mandano all'Italia e quindi alla Cassa Depositi e Prestiti, li mandano a una banca italiana. Questi 100 milioni costano 500 euro alla banca, la banca li dà allo Stato, lo Stato emette titoli in cambio, no? Sì, e titoli di debito. Stato costa titoli di debito e quindi trattengono la cedola, costa 25.000 euro questi 100 milioni. Questa operazione qua, no? Che non dà direttamente i soldi all'Italia, allo Stato italiano, ma li dà a una banca privata e lo Stato gli paga gli interessi, questa operazione qua si potrebbe fare direttamente con la Cassa Depositi e Prestiti e risparmieremo dagli 80 ai 100 miliardi all'anno, miliardi. Ecco il gioco con il quale la Comunità Europea e attraverso il debito pubblico distrae ogni anno 100-110 miliardi. Fatto sta che la spesa dello Stato italiano, che nonostante tutto, nonostante l'utilizzano spesso nel dire no, ma lo Stato italiano ha una spesa pubblica esagerata e quant'altro, negli ultimi 7 anni, tra quello che abbiamo speso e quello che abbiamo recuperato con le tasse incredibili che paghiamo,
saremmo in un utile di 500 miliardi. Però il debito pubblico ha fatto sì che questi 500 miliardi siano stati non sufficienti per abbassare il debito pubblico, ma addirittura è aumentato di 400 miliardi negli ultimi anni. Quindi questo debito pubblico qua è utilizzato proprio per distrarre risorse, distrarre denari. E noi cosa facciamo? La banca depositi e prestiti? La vendiamo ai cinesi. Ecco. Claudio Berti. Ma il discorso va centrato proprio, no, su quello che è accaduto in Grecia, no? Come continuo a dire, no? Qui in Italia la politica fa le chiacchiere, fa i bla bla bla, no? Fanno quelle belle trasmissioni alle televisioni, fanno salotto, no? Ne racconto di tutti colori e poi alla fine non fanno niente. Invece i cittadini italiani, i nostri italiani, hanno bisogno di una risposta urgente, di volata, cosa di quello che è stato fatto in Grecia dovrebbe fare anche l'Italia, anche perché noi dobbiamo partire a monte del discorso. Se io voglio entrare in un'unione, no? Cioè, devo essere io cittadino italiano a decidere questo, che non è stato fatto dall'inizio. Vari politici, vari governi, tutti ci hanno messo dentro anche arbitrariamente l'Unione Europea. Ma quando mai? Io personalmente come cittadino italiano non mi è mai interessato, non l'ho mai voluto. Come mai che la politica che c'è stata non ci ha messo noi a rispondere a questo quesito? Beh, non ci ha messo neanche per i fatti di casa nostra, certo. Esatto, cioè, voglio dire, da un po' di anni a questa parte. Esatto, e questo vale anche per la moneta euro, che la moneta euro, l'abbiamo già detto altre volte, l'ho scritto, eccetera, eccetera, ma la moneta euro è una moneta privata, è carta straccia, la puoi buttare via, puoi anche non pagare i debiti, perché è così la moneta euro. Non ha niente a che vedere con quello che è la lira. La lira ha una struttura, aveva la struttura che era quella, no? Che era la moneta che rappresentava il nostro paese, quindi stampata, emessa dallo Stato, e quella era moneta, come si diceva, suonante, per quanto si diceva che aveva il debito che era svalutata, figuriamoci. La Cina nel 2013, chiedo scusi, il Giappone nel 2013 ha svalutato 3 volte lo yen per rilanciare l'economia, dov'è il problema della svalutazione? E se oggi tornassimo alla lira avremmo massimo dal 20 al 22% di svalutazione, che vorrebbe dire che una birra, se prima la pagai 1000 lire, la pagherai 1200 lire. No, non è neanche così. Ma voglio dire, no, i conti che erano stati fatti erano questi di quello che... No, perché... Comunque, poi, no, comunque. Quindi voglio dire, noi oggi, anche l'Italia deve andare al referendum, bisogna andare al referendum, cioè... E la decisione si deve lasciarla agli italiani, che loro daranno la loro opinione, il loro parere di questo. Forse siamo stati abbagliati da chi disse lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo esatto, un giorno di esatto. più. Ma voi tanto pensate... per non fare nomi, tanto non serve, però chi ci ha portato all'euro... Io dico, veniamo anche dai gazebo dove li facciamo nelle città, perché li facciamo un po' in tutta Italia. Noi sentiamo i cittadini, ci raccontano, ci spiegano anche la propria situazione, come è ridotta la situazione familiare, la situazione di lavoro, la situazione dei propri figli. Cioè, c'è sicuramente un'altra realtà che... Ma lo chiede questo, il cittadino nostro, dai, lo chiede, dice ma quando è che andiamo al referendum, ma quando è che faremo questo, quando è che toglieremo sto euro che non serve a niente, che c'è solo indebitato? È verità, questi sono gli argomenti. Sentiamo che c'è il telefono, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi parlo? Sono Vittorio dalla provincia di Rovigo. Buongiorno Vittorio, prego. Senta, signor Massimo, volevo sapere da lei e dai suoi ospiti, questa vostra emittente è l'unica che può far luce su questo argomento. I trattati di Bruxelles mi risulta che sono segretati. Vorrei una spiegazione di questa ragione, perché questi trattati sono segreti, perché non vengono messi a conoscenza del popolo europeo. A danno di chi e a favore di chi? Perché se sono segretati evidentemente nascondono qualche cosa. Non mi pare siano segreti. No, forse si riferisce... Grazie Vittorio. Forse si riferisce agli accordi sul TTIP. Ah, sul TTIP. È l'unica... Beh, ci sono degli altri trattati segreti, come quello di Malta, che il buon Mario Donnini... ci ha spiegato essere in vigore dal dopoguerra e ci vincolano alla schiavitù presso gli Stati Uniti per 100 anni. I trattati europei non sono segretati e l'unica cosa a cui probabilmente fa riferimento l'ascoltatore è quello del TTIP. Quello sì. Probabilmente sì. Però quello sicuro faceva riferimento a questo e anche al...
a quello di Malta, che con Donnini ne abbiamo parlato in qualche mia trasmissione, magari ci torneremo. Ne prendiamo un'altra subito al volo, telefonata. Sì, pronto, così non facciamo attendere. Poi c'è un messaggio anche interessante che riguarda comunque la sanità, su qualcosa che già avevo detto anch'io prima. Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi ho il piacere di parlare? Buongiorno dottor Massimo, sono Carla da Imperia, buongiorno anche ai suoi ospiti. Buongiorno Carla, prego. Senta, le volevo chiedere per favore ai suoi ospiti, ma la Banca d'Italia è privata o è dello Stato? E la BNL, che una volta era dello Stato, perché io mi ricordo di aver versato dei CCT novennali per un bando di concorso pubblico nel 74, adesso è Paribas. Sì, ecco. Rispondiamo. Allora, grazie Carla, grazie e buon lunedì. La Banca d'Italia è sempre stata partecipata da banche private e pubbliche. Se vi ricordate la famosa bagarre che c'è stata sui famosi 7 miliardi e mezzo regalati alle banche quando c'è stata la questione della rivalutazione della ricapitalizzazione. Troppo presto per il show a quest'ora del mattino di Banca Italia, e si faceva riferimento proprio a una norma ancora di epoca fascista che aveva suddiviso le quote di Banca Italia alle varie banche che all'epoca erano pubbliche. La BNL era una di queste, e negli anni invece successivi, fra l'80 e poi il 90 e così via, sono state tutte privatizzate. Quindi di fatto la Banca d'Italia non era nemmeno prima, con la sovranità monetaria, una banca di proprietà dei cittadini, però era una banca pubblica. Perché? Perché le quote delle banche non erano quasi un po' come le banche popolari di oggi, no? Che sì, non a caso vengono trasformate in SPA, e bisognerebbe anche parlare di questo. E, indipendentemente dalle quote che ogni banca deteneva, diciamo che il potere di voto era uguale a tutti, per tutti quanti, quindi ognuno aveva, diciamo, un voto, semplifichiamolo al massimo. Sì. Quindi di fatto l'egemonia sulla Banca d'Italia era sempre del governo, dello Stato e soprattutto del Ministero del Tesoro, che delegava alla Banca d'Italia l'emissione di moneta necessaria all'economia e alla macchina statale. Però di fatto oggi non c'è più nessuna banca pubblica in Italia, a differenza di Francia e Germania, che invece ne hanno e come, vedi un po'. C'è Stefania che scrive: buongiorno Massimo, ora devo andare a lavorare, a proposito di sanità sarebbe di non poco conto vedere perché manca personale, perché i pronto soccorsi sono intasati, perché mancano i farmaci, e vedere gli stipendi e gli incentivi dei dirigenti, che non sono mai stati ridotti, anzi, buon lavoro. E vabbè, questo l'avevamo detto prima, si taglia sempre nei servizi ai cittadini, no Claudio? È lì che bisogna anche puntare, perché... Perché i servizi ai cittadini sono stati tagliati, come è stato tagliato tutto, nel senso che è stato tolto il denaro a queste strutture pubbliche, cosa che invece è un primo diritto, no, che il cittadino deve avere. Figuriamoci con tutte le tasse che ha sempre pagato i nostri italiani, no? E voglio dire, dovremmo avere un servizio sanitario di quelli più eccellenti, no? Più alla portata, disponibile proprio a tutti gli effetti. Invece abbiamo un servizio sanitario, come diceva giustamente la signora, che è praticamente sbragato, è rotto, è rovinato, non c'è più niente, non c'è. E quindi oggi i primi servizi necessari, importanti per i nostri cittadini, mancano. Manca il personale, mancano i medicinali. Bisogna anche vedere poi la situazione dello Stato, perché io dico, no, si spendono miliardi per l'immigrazione, no? 220, altri 60-70 miliardi che andranno fra poco, e vengono mantenuti tutti questi immigrati, si pagano ogni giorno pro capite 32 euro a testa, vengono messi negli alberghi, no? Lo Stato spende miliardi per l'immigrazione, non spende niente per i nostri italiani, sbagliato, bisogna pagare per i nostri italiani, perché sono loro che hanno sempre votato, loro che hanno sempre mantenuto questo governo delle tasse, no? Presidente, poi le faccio vedere l'intervista a Cécile Kyenge. Volentieri. Pubblicità.
Ritorniamo in diretta, ancora una buona giornata, ricordatevi allora alle 8, Notizie Oggi prosegue sul canale 283 del Digitale Terrestre per quanto riguarda il territorio italiano, e il canale del Veneto invece è il numero 15, quello di Serenissima Televisione, quindi seguiteci anche lì a partire dalle 8. Intanto, visto che il tema Grecia prende banco in tutte le prime pagine dei giornali, però insomma non è che dimentichiamo i problemi del nostro paese, e i problemi del nostro paese sono sicuramente l'immigrazione in primis, perché da come viene gestita non piace a nessuno. Tutto quello che sta nascendo nei nostri territori, c'è un po' di caos, c'è un po' di confusione. Che cosa sta facendo allora, ci si chiede, l'Europa, no? Visto che dovrebbe darci una mano, e i rappresentanti che sono lì dovrebbero fare qualcosa. Chi c'è lì che sta lavorando su questo? C'è per esempio Cécile Kyenge, che ho incontrato lì a Bruxelles. Ho chiesto che cosa sta facendo appunto l'Europa in merito al problema di immigrazione, gli sbarchi soprattutto concentrati per esempio in Campania, perché non so se lo sapete, ma c'è una forte concentrazione di sbarchi a Salerno, al porto di Salerno, e lì sono al collasso. Noi sappiamo benissimo che problemi ci sono in Veneto, ma sappiamo bene anche adesso che anche la Campania sta soffrendo di questo, non ne parliamo ovviamente della Sicilia e tutto il resto. E poi gli ho chiesto anche sul progetto Mare Nostrum, che non è più solo a carico dell'Italia, ma dovrebbe essere un progetto tutto europeo. Sentiamo che cosa ci ha detto Cécile Kyenge. Poi ritorniamo e commentiamo, ma non sarà l'unica a parlare ai nostri microfoni direttamente da Bruxelles. Vediamo. Credo che in questo momento noi dobbiamo lavorare sempre di più sull'Europa per appunto affermare il primo punto nell'agenda, che è quella della ricollocazione. Dobbiamo lavorare affinché i 28 Stati membri si mettano di fronte alle loro responsabilità e realizzano appunto questa redistribuzione a livello di tutto il territorio. La situazione giustamente è molto difficile sul territorio, senza nessuna preparazione, senza nessun sostegno, ma io credo che l'Italia in questo non debba rimanere da sola, ma dobbiamo tutti insieme lavorare, come lo stiamo facendo d'altronde anche noi a livello del Parlamento europeo, spingendo sulla Commissione, e per arrivare da qui a 2 giorni anche a una decisione, speriamo favorevole a tutti i paesi del sud. Però devo aggiungere che nonostante tutte le difficoltà ci sono comunque dei passaggi positivi che sono stati messi in campo, a cominciare dal fatto che è stato rafforzato Triton, Poseidon, ma che di fatto è una missione che ricalca Mare Nostrum, una Mare Nostrum europea. Il secondo punto è anche quello di questa operazione la lotta contro il traffico, questa operazione con la Marina Militare, che è un'operazione che di fatto non lascia più l'Italia da sola, ma mette in campo tutte le forze, cioè mette insieme tutti gli stati europei, e a questo che dobbiamo puntare. Quindi anche quello che è successo in Campania, io credo che la risposta non debba essere quella di sentirsi impotenti, ma quella di lavorare ancora di più per richiamare l'Europa a prendersi le proprie responsabilità e non lasciare i cittadini e i paesi del sud da soli. Quindi nell'immediato qual è la soluzione che propone l'Europa? Nell'immediato l'agenda propone la ricollocazione, e la ricollocazione vuol dire una distribuzione sulla ricollocazione dei migranti, quindi su tutto il territorio europeo. La discussione era sull'obbligatorietà oppure un'adesione volontaria. Sembra che oggi andiamo verso un'adesione volontaria, che io ritengo che non sia una soluzione ambiziosa come avevamo prospettato prima, e quindi a maggior ragione dobbiamo lavorare in quella direzione. E quindi una ricollocazione che sarà, a cui sarà individuata una chiave di ripartizione, proprio per dare un'attuazione di questa solidarietà, quindi in chiave di ricollocazione. Ma al secondo punto c'è anche il fatto del reinsediamento. Il reinsediamento sono praticamente i cosiddetti corridoi umanitari, quindi la possibilità di poter prendere delle persone che hanno lo status anche di rifugiato, ma poter ricollocarli, cioè redistribuirli
distribuirli, quindi attraverso il resettlement sul territorio europeo. L'altro punto è la lotta contro i trafficanti, la lotta contro gli scafisti, quindi questo è un punto principale anche nell'agenda, come anche gli altri due che ho citato, perché attraverso questa si mette in campo la nostra Marina Militare, che è quella che sarà un'operazione a guida Marina Militare di questa operazione navale, insomma, che con la Marina, che cercherà di contrastare appunto il traffico di migranti. L'ultimo punto, il più importante a mio avviso, è quello che ci risolleva la testa anche come paese, è il fatto di avere una Mare Nostrum europea, quindi capite che oggi si parla di search and rescue, quindi ricerca e salvataggio, ma soprattutto cioè con un'equa ripartizione delle responsabilità di tutti gli stati. Se veniamo meno a tutto questo, e a mio avviso già su un punto abbiamo fatto un passo indietro, quella di lasciare a un'adesione volontaria, dobbiamo essere più ambiziosi, costringere tutti gli stati membri, e dobbiamo distinguere tra l'azione del Parlamento, della Commissione, con quella del Consiglio. Il Consiglio sono gli stati membri, e l'azione che dobbiamo fare oggi è spingere gli stati membri a non tirarsi indietro. Ecco, questa sarebbe una proposta molto positiva, ma già questi quattro punti che vi ho detto sono già in campo. Ecco, ci sono però degli stati membri che stanno chiudendo un po' le porte. Voi che cosa state, la politica in questo caso, che cosa sta facendo la politica estera per fare in modo che ci sia un'apertura completamente diversa, vedi la Francia o l'Ungheria piuttosto? Questa è un'azione politica che deve essere fatta un po' da tutti, sia da noi che siamo qui al Parlamento, in cui abbiamo contatti diretti anche con i nostri colleghi deputati, quindi agire anche con deputati e delegazione di altri stati membri, sia a livello degli stati membri, cioè dei governi, e i contatti che ha l'Italia con i diversi paesi vanno tutti nella direzione di poter sollecitare, di poter fare in modo che questi gli altri stati membri, quindi questi governi, possano in qualche modo arrivare verso l'accettazione di questa ricollocazione, che è importante proprio per venire incontro ai paesi del sud. Però devo dire che nonostante tutte le polemiche, e lo ripeto, per la prima volta stiamo andando nella direzione di non lasciare gli stati del sud da soli, e questi episodi come quello della Campania, della Sicilia, ma sono tanti, le regioni in Calabria, dobbiamo fare in modo che non avvengano più. Che dire, a proposito di ripartizione, chi parte? No? Chi parte? Posso partire? Io faccio un'osservazione sola. Dopo, scusa, l'Africa è un coacervo di ex colonie britanniche, francesi, belghe e così via. Ripartiamo i vari immigrati che provengono dai singoli stati ex colonie a queste nazioni. Questo mi sembra abbastanza equo, no? Sì, ci sta. Se dobbiamo fare la ricollocazione. Ci sta. Però evidentemente c'è qualcosa che si inceppa. Claudio Berti. Sì, io abbiamo sentito quello che ha detto la signora Chienge, no? Ma non io ho provato a farle, avete sentito, ho fatto un paio di domande. Ma non ha niente a che vedere con i problemi nostri dell'Italia. Cioè, c'è il problema che è quello dell'immigrazione, no? Ma dico, l'Italia non è mica un territorio, non è mica un paese, no? Di colonizzazione, di conquista. No? Come sta facendo adesso, no? Il sistema che c'è, l'ecosistema che dice lei, no? Questo è un'invasione barbarica davvero, che ci porta a colonizzare il nostro paese. Lei parla degli stati, si dice le regioni italiane, non gli stati, no? Le regioni italiane che sono del meridione, che ne soffrono, ma se andiamo giù in meridione vanno aiutati i cittadini delle regioni, i cittadini italiani, non questa immigrazione che già è mantenuta. Io credo che l'unica ricollocazione da fare è quella di riprenderli, va bene, rimetterli nei loro barconi e rimandarli a casa loro. Questo è quello da fare. Ecco, poi ci sono... Hai capito perché? Cioè, ripeto, no? L'Italia non può vivere a mantenere questa gente. E poi comunque qui è come il discorso dell'Unione Europea, no? Lo decidono i cittadini italiani se deve esserci un'immigrazione, no? Regolare naturalmente in Italia nel tempo, ma non messa dentro così, anche questa forzatamente, arbitrariamente. Allora questa qui diventa proprio un'invasione, capito? Ecco dove sta la differenza. Viene speso questo denaro per tutta questa gente, ma i nostri italiani si suicidano, mancano il denaro alle famiglie, non ha più lavoro la gente, no? Non c'è più niente, i nostri pensionati che non hanno più niente neanche loro, non gli arriva la pensione, vengono tassati ancora ultimamente. Sì,
poi... Insomma, voglio dire, vogliamo pensare al nostro paese oppure no? Esatto. Ed ecco perché è necessario ritornare a un referendum, ma il referendum dovrà rivedere tutto il discorso, no? Dell'Italia, di quello che è stato da quando è entrata e arrivando fino al discorso dell'immigrazione, perché ripeto, il governo, lo Stato italiano, il governo italiano deve lavorare per i suoi cittadini. Poi l'immigrazione viene in un secondo tempo, li aiutiamo a casa loro, io l'ho detto da quando è nato anche il movimento, sì, c'era l'articolo sul giornale. Bisogna cambiare le regole della politica, perché esatto. Altrimenti se non facciamo un referendum che non serve a niente, perché i cittadini non sono ascoltati e la politica non si tocca, dobbiamo fare in modo che la politica se non tocchi la politica tocca. Devi fare il referendum, così il cittadino viene ascoltato a questo punto. Certo. E il referendum ha effetto... Poi dopo gli immigrati glieli portano tutti a casa del sindaco. Che si deve arrangiare. E noi non possiamo fare il ragionamento che ha fatto la Chienge, che sta ragionando, stavano parlando. Intanto mi sovviene una domanda, no? Ma chi è che l'ha votata sta qua? Io vorrei conoscere, io ho un grandissimo rispetto per tutti, ma chi è che ha votato sta personaggio qua? Ma chi è? Chi può rappresentare questo personaggio qua? Ma veramente io non riesco proprio a sopportarla sta cosa. Ma questa sta parlando, sta ragionando con la... e dimostra tutta l'incapacità e la non capacità anche proprio di creare una contrattazione, un rapporto anche di forza con la comunità europea, che quando è ora di pagare i tassi di interesse del nostro debito pubblico, ovviamente dobbiamo seguire le regole pari pari, perché sennò ci danno restrizioni di tutti i tipi. Nel momento in cui abbiamo bisogno, una volta abbiamo bisogno, ci restituiscono il favore lasciandoci con il cerino in mano. Tra l'altro non è vero che non ci stanno aiutando. E come ci stanno aiutando? Adesso con le navi, la Francia, l'Inghilterra, vanno a prenderli e ce li portano a noi. Ci stanno aiutando, e come? Risparmiamo carburante. Risparmiamo carburante e quant'altro, li portano a noi. Sì, perché tra l'altro a Salerno è arrivata una nave con bandiera della Germania, mi pare fosse, quindi addirittura ce li scaricano proprio in Italia, sì, perché è il primo paese. Li portano qua, li vanno a prendere e li portano qua, quindi si stanno distruggendo. E qua dimostra tutta l'incapacità e la non governabilità che ha il nostro Stato oggi, con le persone che ci rappresentano, che non rappresentano sicuramente i cittadini, che non rappresentano sicuramente gli italiani. Ma neanche ci pensano proprio, perché sotto aspetto filosofico, se si viene somministrato qualcosa, viene somministrato dalla comunità europea all'Italia qualcosa che è contro i cittadini, dovrebbero mettersi di traverso, minimo dovrebbero mettersi di traverso. Ma quando lo hanno fatto? Quando hanno dimostrato che veramente vogliono andare a vantaggio del popolo, di chi sta male, degli invalidi, di tutte le persone che soffrono, delle persone che sono senza lavoro, dei pensionati che non arrivano a fine mese? Questi veramente dimostrano non solo l'incapacità, perché se fosse incapacità li sopporterei anche, ma questi sono dei delinquenti. Telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Sono Massimo, buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno Franco, mi dica. Visto che adesso la Merkel e i soci di merende riprenderanno la Grecia con i soldi oppure con le promesse, no? Ma la Merkel non poteva non sapere, come si dice tante volte, ma lui non poteva non sapere, le altre non potevano sapere, perché lei non poteva non sapere? Adesso la Merkel verrebbe, secondo me, fa lo stesso errore di Hitler, vuole comandare, basta. Io direi di metterla ai piombi per non reintegrare il misfatto che ha fatto con la Grecia, magari facendolo verso l'Italia. Mandi! Buona giornata Mandi. Il giornale titola sul referendum dove hanno trionfato i no. Vince la Grecia, perde la Merkel, Europa in bilico, Renzi umiliato. Oggi vertice di emergenza tra Germania e Francia, l'Italia resta a casa. Cosa succede ora? Borse a rischio crollo, cresce l'ipotesi dell'uscita dall'euro. Vediamo, insomma, il 38,5% per la Merkel, il 61,5% per Tsipras. Noi, ha detto Renzi, siamo un paese pronto ad assorbire lo shock, siamo forti, c'è la ricrescita, c'è la ripartenza, c'è il PIL che è cresciuto dello 0,1, 2 o 3. Parli per lui, parli. Che numeri sono? Costantino, aiutaci tu. Parli per lui. Facci capire.
Ci sono un bel po' di cose in fila, quindi dovremmo fare un po' di ordine. E quando Renzi parla di assorbimento dello shock, immagino che si riferisca ai 40 miliardi che dovremmo tirare fuori di tasca nostra. Perché poi, fra l'altro, appunto, nel grafico che ti ho dato... Ecco, inquadriamo questo grafico così ce lo spieghi un attimo. Esatto, vediamo un po', perché io già sono sciecato. Vediamo se riusciamo, regia, ad inquadrarlo un po' allora, più da vicino. A proposito di dove vanno a finire i soldi del debito pubblico, allora a sinistra c'è un grafico che illustra quanto gli stati abbiano... a sinistra, sì... abbiano speso miliardi per il salvataggio delle banche. Al terzo posto, se non sbaglio, c'è la Germania con sì. 400 e rotti miliardi. 418. Noi ne abbiamo devoluti 4,1 che sono sostanzialmente le tasse dell'IMU date al Monte dei Paschi di Siena. Poi c'è il Regno Unito. Esatto, che però è fuori dall'euro, sono affari loro, sì. Mi va anche bene. Gli Stati Uniti sono in cima alla lista. Questi sono praticamente i principali paesi occidentali. E il grafico a destra invece spiega ancora meglio come è avvenuto il travaso di soldi dalle tasche dei cittadini a quelle alle casse delle banche. Quindi c'è questo rapporto dal dicembre 2009 al settembre 2014. Esatto, fino al... Allora, guardiamo la prima fascia. In alto troviamo l'ammontare del debito a carico delle banche private sostanzialmente, ok? Che detenevano titoli di Stato, per non parlare poi dei titoli tossici che per prima la Bundesbank ha fatto, anzi la Deutsche Bank ha fatto sui titoli greci, visto che se ne lamenta tanto. Dopodiché, con l'adesione ai vari nuovi trattati, come ad esempio il Fondo Salva Stati, il MES famoso, abbiamo riscontrato che praticamente ad accollarsi il rischio di default dei paesi membri sono diventati gli stati, non sono più le banche. Se tu vai a vedere infatti, mi inquadri la fascia sotto invece che me, quella che riguarda, che è più bella di me, quella rossa, trovi che l'Italia si vede dover pagare 40 miliardi proprio perché... in sostanza, quella è la quota che spetterebbe a noi del totale di quello che abbiamo promesso di pagare all'interno del meccanismo del salva stati in caso di default della Grecia. In realtà noi abbiamo cacciato qualcosa come 1.235 miliardi, una roba del genere. Per cui se collassassero tutti, cosa che non avverrà, in teoria dovremmo tirare fuori 1.200 e rotti miliardi. Ho capito. E forse Renzi si riferiva a quello che noi siamo tranquilli, li tiriamo fuori di sicuro. Sicuramente. Telefonata, pronto? Buongiorno, dottor Massimo. Buongiorno, con chi parlo? Sono Maria Di Lodi. Buongiorno Maria, prego. Guardi, dottor Massimo, aver visto quella individua lì in televisione 2 minuti fa ho dovuto cambiare. Perché non gli si muoveva neanche un briciolo, un'emozione proprio strapotente, come se lei fosse lei la tenutaria del paese Italia a mantenere i chi, a mantenere e a dar da mangiare quei parassiti. Ma lo sa che sono qui in giro a fannullonare dalla mattina alla sera? Dalla mattina alla sera, dottor Massimo, ma non si vergognano. E ci sono persone che conosco che dormono in macchina, marito e moglie e 2 figli. Pronto, mi sente? La sto ascoltando, sì. Maria. E non gliene frega niente il comune. E quell'altra signora che sono suicidati che potevano fare di più. Ma dottor Massimo, ma si rende conto in che... Sa perché? Perché su quella gente lì non ci guadagnano niente, mentre invece su quei clandestini, perché sono clandestini, non si può qui senza i documenti e senza niente, dottor Marco, ma è una cosa che solo l'Italia folle, sono malati, il pagliaccio lì di turno, quell'imbroglione lì, quel buffone lì di Mr. Bean, è ammalati, sono tutti ammalati, ma non si può ragionare in quel modo di andarli a prendere questa gentaglia, perché gentaglia,
strafotenti, io li vedo qui, strafotenti sono. Grazie Maria, grazie per il suo pensiero. Sì, non è gentaglia quella che si va a prendere, sono disperati, bisognerebbe attuare delle politiche nel loro territorio per fare in modo che insomma. Sì, però scusi Massimo. Sì, no, dica. Io dico, prima di arrivare al discorso che fai, è giusto quello che dici, difatti, cioè un'immigrazione regolare dovrebbe essere per chiamata in caso di necessità. Certo. Non ci deve essere un'immigrazione, no, va bene, come dicevamo prima, a livello, no, di invasione. Hai capito? Cioè, è qui il discorso. Allora, un'immigrazione... E com'è gestita che fa male a questo paese? Lo ripeto e lo ribadisco. Cioè, qui in Italia, non perché non si vuole l'immigrazione, perché se regolare, quindi non più clandestina, illegale, no, va benissimo. Invece che arrivarne delle migliaia ogni giorno, ne arrivano 5-10 al giorno, perché sono quelli che noi possiamo aver bisogno. Allora, quando arrivano, hanno la casa, hanno il lavoro, la loro residenza e tutto il resto. Questa deve essere l'immigrazione. C'è anche da sottolineare attualmente i conflitti internazionali che giustificano l'immigrazione che giustifica l'importazione di profughi cosiddetti, e a parte in Medio Oriente con l'Iran, non ne vengono riconosciuti. Quindi gli immigranti che giungono dall'Africa non sono rifugiati politici. Infatti mi pare che il totale ammonti a 400 riconosciuti come rifugiati politici. Attenzione, che il discorso dei rifugiati politici, no? A parte che, a prescindere che è una legge che è tutta da rifare, la legge del rifugiato politico, no? Ma guarda che molti lo fanno per comodo dire sono rifugiato politico. Appunto, ma è come se vado in Russia domani mattina. Sono solo 400. Esatto, mi presento al confine russo, no? E dico, vorrei essere rifugiato politico, quindi per forza sono costretti a prenderti. Io voglio vedere se tu veramente sei un rifugiato politico. Qual è la vera, hai capito, la tua richiesta? Ma infatti, sei quello dicevo, oppure no? Che l'unico conflitto internazionale in questa zona sono poi infatti Borghezio, che poi sentiamo nell'intervista, ha fatto una specifica su clandestini e aventi diritto all'asilo, all'asilo, questo insomma, è il... chi è che gliel'ha detto che hanno diritto? Aventi diritto, chi gliel'ha scritto? Chi gliel'ha detto poi loro? Ci sia anche una gli aventi, scusa se io ti interrompo, gli aventi diritto sono i nostri cittadini italiani in Italia, i primi ad avere diritto. Sì, non c'è dubbio. Poi l'altro giorno, sindaco, stavo facendo zapping, ho visto un'intervista di un'albergatrice, credo fosse qui delle nostre zone, che insomma ha detto siamo contenti, li abbiamo accolti perché ci hanno portato un po' di novità, non lo so, nel senso che cosa hanno portato a questi alberghi che magari non lavoravano, tra virgolette, hanno portato dei soldi? No, portano solo dei soldi alle cooperative e alle strutture che li accolgono, insomma. Questo è solo una speculazione, non portano altro, non portano. Mm. E poi bisogna distinguere veramente quelli che sono profughi e quelli che sono clandestini. Per l'80-90% sono clandestini. E in tutti i paesi che si possono chiamare paesi che hanno stato di diritto c'è un controllo, non entrano così, non possono entrare così, devono avere un lavoro, devono avere delle risorse, devono essere sotto aspetto sanitario a posto, devono avere una fedina penale, li fanno comunque dei controlli, devono avere una fedina penale a posto. Non possiamo noi accettare questo, non possiamo accettarlo. E che poi se pensiamo anche a un'altra cosa, avete visto qual è il target dei profughi, tra virgolette, clandestini? Qual è il target? Dai 20 ai 30 anni, giovani, tutti giovani, sani, anche belli, insomma, tenuti bene e quant'altro. Se ragioniamo sul fatto, e questo è un pensiero filosofico, insomma, poi, se ragioniamo sul fatto che se sono profughi, sono ragazzi da 20 a 30 anni, e non ci sono donne, e non ci sono vecchi, e non ci sono bambini, quindi questi sono scappati, se sono scappati, sono scappati dalla guerra e hanno lasciato là le donne, i bambini e i vecchi. Io credo che dovrebbero essere fucilati, perché dovrebbero essere rimasti là a difendere le donne e i bambini. Non so se ci avete mai pensato a questa cosa, perché se ci sono veramente situazioni di difficoltà, di guerre,
e ci sono dei profughi, noi dobbiamo dargli una mano, e questo è certo, però un'analisi bisogna farla e non può essere fatta un'analisi in questo modo. Li accettiamo, li accogliamo, gli diamo da mangiare, gli diamo da bere, li manteniamo per quanto tempo? Con quale prospettiva di vita? Dobbiamo rispedirli indietro. Indietro dobbiamo. Vanno aiutati a casa loro. Ah, sì, se ci rimangono i soldini a noi, no? Di quello che è la nostra economia, del nostro ruolo, di quello che è il nostro paese, li aiutiamo a casa loro. Io l'ho detto e lo ribadisco, un'immigrazione regolare, no? Su richiesta del nostro paese, su richiesta del governo, che okay? Noi abbiamo bisogno di 10 muratori, abbiamo bisogno di 2 fabbri, 5 ingegneri, no? Vengano pure, perché è giusto, allora avrai la tua residenza, il tuo lavoro, la tua casa, tutto, fuori che il voto perché non sei cittadino italiano. E allora sì che così deve essere l'immigrazione. Poi ti dirò un'altra cosa che mi permetto, cioè dovrebbero anche lasciare, va bene, una cifra che garantisse la loro permanenza qua. Io l'ho detto dall'inizio questo qui. Lo feci scrivere anche sui giornali, perché se tu vieni qui in Italia da me, devi mettere una cifra che ti garantisce a te, crei problemi, no, in giro, di qualsiasi motivo, devi essere tu a pagare, come fanno in altri paesi, vedi l'America e l'Australia. Altro. Hai capito? Cioè, non è che... Certo, c'è comunque la soluzione, perché secondo il ministro della Difesa Pinotti, in un'intervista, in azione i droni e le navi, così fermeremo i barconi. Il ministro della Difesa parla di missione europea al via per intercettare gli scafisti, e l'ISIS non sta vincendo la sua guerra, ma si deve sconfiggere la sua propaganda. Dopo che magari l'ISIS arrivi con i barconi, perché se sono sbarcati in una spiaggia della Tunisia, così come se fosse una gita col pedalò, che sbarchino anche sulle coste dell'Adriatico, ci manca poco. Insomma. Perché la signora Chienge fa presto a parlare lei, ma qualsiasi cosa che accadrà a seguito di questa immigrazione clandestina ed illegale, no? Che siccome che siamo minacciati di terrorismo tutti i giorni, quindi comunque sia noi lo importiamo, perché si vede dagli arresti fatti dalle forze dell'ordine, di quello che hanno minacciato in giro, no? Saranno poi questi i responsabili, perché tu parli bene oggi, no, noi ci dobbiamo impegnare in che? Guarda che impegnarsi vuol dire tutelare il paese, tutelare le persone, quindi ecco perché ci deve essere il controllo e deve essere mirato. Chi sta a Bruxelles non paga, nonostante siano consapevoli del pasticcio fatto dell'Europa, non pagano. Pagherà. Non lo so, io me lo auguro. Telefonata, pronto? Pronto? Pronto, sono... Buongiorno, con chi parlo? Pronto, sono Antonio da Padova. Antonio, buongiorno, prego. Buongiorno, volevo tornare un attimo sul discorso della Grecia. Sì. Per ricordare che pochi hanno, anzi quasi nessuno ha ricordato talk show che si sono succeduti. Nel 2006 mi pare che il primo ministro fosse Karamanlis in Grecia, che era soprannominato il cocco della Merkel. Nel 2006, tra il 2006 e il 2009, la Grecia ricevette aiuti dalla Germania e dalla Francia, sotto condizione acquistare 170, adesso cito a memoria, ma i dati sono reperibili sull'archivio storico del Corriere della Sera.it. Sì. Fu costretta ad acquistare 170 Panzer Leopard, 220 cannoni, per avere gli aiuti in euro dalla Germania. Alla Germania si aggiunse Sarkozy, che obbligò la Grecia ad acquistare 6 fregate e 15 elicotteri, nonché 4 sottomarini. Il successivo governo di Papandreou protestò vivamente, però non ci fu niente da fare. Volete gli aiuti? Dovete acquistare queste armi. Naturalmente il governo Papandreou dovette spostare 7 miliardi dalla sanità alla difesa. Nel 2009 la Grecia risultò essere il primo paese al mondo per acquisto di armi. Questo
io non sono un simpatizzante di Tsipras, tutt'altro, sono da tutt'altra parte. Però una qualche giustificazione per l'incazzatura dei greci dovrebbe esserci. La ringrazio e mi scuso della polemica. Di cosa? Grazie Antonio, le vostre telefonate sono sempre benvenute. Prego. Ma i greci si dovrebbero incazzare per molto di più, perché a proposito di debiti non pagati o da condonare e così via, dovremmo fare un passo indietro e vedere un po' la storia della Germania, che fece default per due volte in un secolo, anzi nell'arco di 30 anni e poco più. Nel 1932, e a seguito della crisi, il famoso Black Friday americano, nell'arco di pochi anni fece default la Grecia. I suoi debiti vennero condonati quasi totalmente, e erano debiti che risalivano ancora alla Prima Guerra Mondiale, e fra i condonanti c'erano, fra l'altro, c'era mezzo mondo. Comunque c'erano l'Italia e la Grecia. Nel 1953... Nonostante con gli aiuti la Germania si fosse riarmata e avesse causato la Seconda Guerra Mondiale, con gli aiuti, non come la, come la Grecia che dovrebbe dare da mangiare alla gente, e ovviamente perdendo la guerra fece default un'ulteriore volta, perché non era più in grado di pagare, di riparare i danni di guerra, pertanto i creditori, sia privati che pubblici, decisero di dimezzare, se non ridurre del 60% il debito, che poi in realtà non viene nemmeno pagato, perché iniziarono a pagarlo, lo pagarono per uno o due anni e poi interruppero le cosiddette rate. Ci sono un sacco di meccanismi che spiegano il perché e come fu agevolata la ripresa della Germania, perché i mezzi ci sarebbero per far sì che un paese paghi i propri debiti, però con il surplus di bilancio. Sono cose un po' tecniche, non c'entriamo. Certo. Rimanendo sulla questione, tutto quello che noi vediamo proporre la Germania oggi sono solo barricate e muri, perché ci è stato insegnato che i debiti devono essere pagati, però nessuno effettivamente mi sa dare la risposta di come vengono generati determinati debiti. Per cui la questione morale io la metterei da parte, perché anche le condotte di Tsipras e Varoufakis sul tavolo delle trattative e poco hanno a che fare probabilmente con la questione storica, culturale. Si tira in ballo di tutto con questo referendum, che sì, non c'entra niente. Quando ci sono questioni internazionali si basa tutto sulla trattativa economico, finanziaria e politica. E, non a caso, e qui purtroppo devo contestare la questione referendum del nostro ospite, perché io non sono d'accordo, adesso spiego perché. E, non a caso Tsipras è arrivato a proporre il referendum ai propri cittadini dopo aver condotto tutta una trattativa internazionale di cui ci viene raccontata solo la facciata. In realtà le trattative sono molto diverse da quelle che ci vengono raccontate sui media. E proporre un referendum in Italia oggi come prospettiva di uscita significherebbe dare tempo ai mercati tra i 16, minimo 16 mesi e i 36 mesi per farci il mazzo. E quindi parlo di speculazione sul debito, spread che va alle stelle, così stelle. Ho scritto un articolo a riguardo su scenari economici, che ho intitolato Te lo do io il referendum, proprio in riferimento al referendum che aveva proposto il 5 Stelle, per cui io sono sempre stato molto critico sulle cose che non condividevo del 5 Stelle, in cui spiego ed elenco tutti i costi sia a livello umano che economico che produrrebbe lasciare ai mercati tutto questo tempo per reagire, cosa che nel caso greco non è stata possibile. In realtà la Grecia è andata a trattare con Putin non sullo scambio di, di olive piuttosto che di yogurt, ma di tutt'altro. C'è una banca greca, si chiama Alpha Bank, che è una banca privata, o forse in parte ancora pubblica, che detiene una forte quota di debito di paesi dell'ex blocco sovietico, quindi dall'Ucraina alla Bulgaria, alla Romania e così via. Significa che questa banca è molto esposta verso questi stati, avendone acquistato debito pubblico. È chiaro che all'interno di una trattativa internazionale questa può essere una cosa molto ghiotta per la Russia,
che comunque è spalleggiata dalla Cina. Perché se la Russia avesse contrattato, come può essere, con Tsipras la cessione non solo di porti strategici, come c'è stato anche più volte detto, ma anche di questi crediti, è evidente che Putin tornerebbe a controllare tutta quell'area. Ecco perché gli c'è questo rischio. Beh, dalle mie fonti è più che una certezza. Poi bisogna vedere se si sono accordati su questo, se Tsipras ha detto di sì. Però sul piatto sicuramente aveva questa carta. No, perché per poi questo che gli questi giochetti, no? Questo movimento per questo che gli americani... è fatto anche in previsione di questo, probabilmente, no? Questo accordo tra Tsipras e Putin. E certo, una volta che io ho già blindato la situazione, a quel punto posso anche giocarmi la carta referendum, che, sul quale io non sono contrario, perché uno Stato dovrebbe saper prendere decisioni invece dei propri cittadini che fanno il proprio lavoro, c'è cioè chi fa l'ingegnere, chi fa il panettiere, chi il pizzaiolo, non sono a loro che vanno chieste pareri su macropolitica o macroeconomia. Comunque il fatto che gli americani si siano preoccupati molto per questo referendum evidentemente è anche per queste ragioni, non per questioni umanitarie, culturali o filosofici. Assolutamente, altri interessi. Impariamole queste cose. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi sono parlo? Stemma da Rimini. Da Rimini? Senta, io vorrei ritornare ai problemi nostri italiani. Sì. Giovedì, durante la trasmissione del dottor Versace, c'era un generale che era andato in pensione l'anno scorso e quando gli fu posta la domanda: ma quando una nave accoglie dei profughi, dei naufraghi, questi, la nave che parte bandiera greca, diciamo così, o tedesca, è il territorio di quello Stato, è un territorio di quello Stato. Questo generale, così sono le leggi marinare, questo generale invece ha detto no. Perché quando è stato fatto l'accordo con Triton, questa legge marinara non vale, ha capito? E allora la sinistra che continua a rinfacciare a Maroni che ha firmato il trattato di Dublino, di questa cosa che sta facendo un danno enorme, tutti non ne parlano, è vero o no? Poi un'altra cosa. Alla signora Cécile vorrei ricordare che dato che hai avuto la fortuna di essere in Italia, di essere venuta in Italia, di essere laureata e così tanti altri stranieri, dovrebbe ritornare nel suo paese, cioè nel Congo, e un pochino civilizzare. E le vorrei ricordare che tanti anni fa il suo paese massacrò 12 paracadutisti italiani che erano andati a portare gli aiuti. Quindi vada a civilizzare, così pure tutti gli altri stranieri, i loro paesi, dato che loro hanno avuto la fortuna di imparare un po' che cos'è la civiltà. Grazie e buongiorno. Grazie, buona giornata a lei. Presidente, forse magari vero nell'argomento. D'accordissimo con la signora, ma di fatti no, anche per quanto riguarda le regole, no, del certo, ma di fatti no, militari. La signora Chienge non è che deve parlare per l'Italia. Un buon politico, se fosse un buon politico, dovrebbe lavorare lei per il bene del suo paese, portare la civiltà là, la ricchezza là, le tecnologie nuove là, per fare progredire il proprio popolo, ma non quello di venire qui da noi in Italia a invaderlo. E questo è il discorso che è sbagliato. Io volevo rispondere al signore Pino. Rispondiamo dopo la pubblicità. Allora ci eravamo lasciati con Claudio Berti che stava concludendo, aveva già un discorso, però voleva riallacciarsi. Sì, no, io per carità, io rispetto il suo pensiero, no? Certo, però, sul discorso... Giusto, per carità. Referendum. Però è chiaro che se oggi il nostro cittadino italiano non ha più modo, no, di far sentire la sua parola, si interviene con un referendum. Cioè noi non possiamo negare la libertà al nostro popolo italiano di decidere a casa sua. Io l'ho trovato una cosa importantissima, quella che è stata fatta in Grecia da parte di Tsipras, perché comunque sia, al di là del suo pensiero, allineamento politico che può avere, no, ha portato i greci a decidere sì o no.
E quindi vorrebbe dire che questo sarebbe da fare, è da fare anche in Italia. Ripeto, noi le firme le stiamo preparando, quando arriviamo a 100.000 che siamo pronti lo diciamo da un momento all'altro che siamo pronti. Sì, solo che su questi temi c'è la possibilità che vengano fatti degli errori da parte dei cittadini, perché se non sei a conoscenza di argomenti di macroeconomia, sbagli a mettere la X. Vero. Perché anche credo che l'informazione politica che si fa in televisione, in tutte le televisioni, presumo anche in Grecia, delle volte credo sia abbastanza pilotata, va in un'unica direzione. Sicuramente, quindi, ma difatti la campagna pubblicitaria... Bisogna stare attenti a questo, cioè i referendum andrebbero fatti su cose... Sì, ma questo è importantissimo, questo è un referendum su quello che dovrà essere rappresentare l'Italia del domani, no? Lo devono decidere i suoi cittadini italiani, cioè non possiamo venire a meno di questo. Ma io non nutro dubbi sulla buona volontà e sulla buona fede di chi propone i referendum, però per quel che riguarda la mia attività io mi attengo alle cifre, ai dati e alle statistiche, che può sembrare una cosa fredda e superficiale, in realtà va a colpire il nocciolo della questione quando ci si parla di persone che perdono la vita a causa della crisi. Io, se vuoi, faccio inquadrare il monitor, vediamo se si può... Per darvi la regia ce la fa, dati, se non crea problemi... Li leggo io, oppure vi andate a leggere su Scenari economici, do io il referendum. Si riesce a vedere. Vediamo se riesco a... Ecco, adesso ho tolto il riflesso. Perfetto. Allora, intanto dobbiamo specificare che la nostra Costituzione non è come quella greca, che ha maggiore efficacia sul profilo del referendum. Il nostro referendum sarebbe puramente consultivo, quindi non avrebbe nessun valore legale né sui trattati né sulle decisioni politiche. Richiede un minimo di 16 mesi fino a un massimo di 36 mesi, e a seconda degli intoppi burocratici e costituzionali che può incontrare. E se noi teniamo conto, questi sono dati risalenti ormai a un anno e mezzo fa, probabilmente, l'ho scritto più o meno in quel periodo lì, e tenendo conto che all'epoca chiudevano 43 aziende al mese per crisi, io ho fatto un riepilogo di quello che accadrebbe all'interno di questa fascia di date che vanno appunto dai 16 mesi ai 36. C'è bella differenza tra i due passaggi, da 18.000... Certamente, perché poi i cavilli, come si dice, costituzionali fanno decadere un sacco di tentativi che devono essere riproposti, eccetera, eccetera. E quindi, ritornando al grafico, abbiamo una chiusura che va di un minimo di aziende che va da 18.320 fino a un massimo di 41.000 erotti, nel caso si vada entro i 16 o entro i 36 mesi. Di conseguenza poi ho fatto anche il calcolo, basandomi sulle statistiche ufficiali, ho fatto un bel tot di ricerche, nell'articolo sono anche elencate tutte le fonti, e si va da... Io purtroppo ho dovuto considerare anche queste, anche se può essere un dato macabro, dalle 160 alle 360 vite umane. All'interno dell'articolo ho elencato tutti i difetti che può avere un referendum del genere, perché può essere cassato e perché può non arrivare in fondo. Mi sono fatto supportare in questo da Paola Musu, che è un noto avvocato che è noto in tutta Italia. Sì. E per le questioni invece legali ho ricevuto il conforto di Lorenzo D'Onofrio, che è un avvocato di ARS, quindi un altro gruppo che fa politica, non ha niente a che vedere col nostro lavoro, ma siccome è una persona di tutta la speculazione del terrorismo che riceveremo quotidianamente dai media, la speculazione finanziaria e quant'altro, che trovate tutti all'interno di questo articolo. Chi vuole leggerselo per bene, dove lo trova? Esatto, lo trova su Scenari economici, oppure cercando su Google "te lo do io referendum". Mentre invece per tutto quello che concerne i dati che ho citato prima e molti altri, specialmente sulla Germania, può andare su Facebook digitando la chiave di ricerca "l'economia spiegata facile", mentre su YouTube troverà
sempre digitando l'economia spiegata facile, un numero esagerato di semplici clip animati che spiegano cos'è la moneta, come funziona l'economia e così via, più un tot di sia le puntate che abbiamo fatto qui, che un tot di conferenze fatte con Galloni e Rinaldi. Okay. Quindi avete sicuramente i mezzi per informarvi trasversalmente su tutto quello che riguarda appunto l'aspetto economico e quello che ha scritto Costantino Rover. Telefonata, pronto? Buongiorno Massimo, buongiorno agli ospiti, Luigi da Padova. Buongiorno Luigi, benvenuto. Allora, ho sentito Costantino, ho visto anche i dati. E 36 mesi sono 3 anni, giusto? Sì, sì. Questi sono gli iter burocratici standard. In 3 anni, senza fare nessun referendum, si sono suicidate qualcosa come 3.500 persone. Io ho tenuto conto solo dei dati statistici che ho trovato. Senza fare nessun referendum. No, ma infatti. Ok? Mm. Ci sono 10 milioni di persone alla canna del gas, in Italia, non in Svizzera, non è stato fatto nessun referendum, però abbiamo persone che prendono 90.000 euro di pensione al mese, 30.000 euro di pensione al mese, e anche... la settimana scorsa c'era un generale di corpo d'armata e sapere quanto prende quel generale. Certo che la gente lì va bene l'Europa. Ha ragione. Ma gli va da Dio l'Europa. È la gente che è alla canna del gas che non gli va bene l'Europa, Costantino. Ma certo, ma io quello che sto dicendo. Allora un paese immorale come l'Europa, perché l'Europa è immorale, vero, non ha nessun tipo di moralità, certo, no? È basato o fai i conti. O fai i conti, perché è inutile parlare di democrazia, di civiltà, quando tu crei povertà. Non puoi parlare di civiltà quando crei povertà nel tuo paese. E crei i presupposti perché la gente si suicida. È morto un imprenditore perché la banca si è impossessata della sua azienda. Quell'imprenditore ha fatto del bene a migliaia di famiglie, ha pagato un casino di tasse perché noi in Italia abbiamo la nostra Grecia che si chiama Sicilia, c'era su tutti i giornali ieri, no? La nostra Grecia e la Sicilia, no? Però nessuno fa niente, abbiamo la Corte dei Conti, abbiamo il cortile per i maiali, abbiamo il cortile per le oche, abbiamo il cortile per tutti gli animali del mondo, no? Nessuno si muove per fermare tutto quello sfacelo che c'è nel nostro paese. E addirittura abbiamo in campagna, se la prendono con le aziende del nord perché trovano la porcheria delle aziende del nord o di altre aziende extracomunitarie industrializzate che ci sono nel mondo, no? Se la prendono con le aziende, non se la prendono con le persone che per decenni sono state zitte pur vedendo quello che succedeva, no? Ed erano fratelli loro. Quindi ci sono pezzi che hanno l'occhio che va da tutt'altra parte, mentre invece la luna ce l'hanno lì davanti agli occhi. Resta, non hanno visto, hanno la luna. Questo è un paese che non si vogliono vedere i problemi e si scaricano però sulla gente che poi si ammazza, sulla povera gente. Posso risponderti? Gli si scaricano nelle periferie. Posso è ora di finirla, sapete, è ora di finirla. Grazie. Il terrorismo, che viene fatto mediatico, come è stato fatto per la Grecia, deve ritorcersi contro anche le testate giornalistiche, le testate televisive, certo. Non questa, perché questa almeno le cose le dice e le denuncia, no? Ma le testate giornalistiche delle grandi compagnie tipo Mediaset, La 7 e Rai, è gente che deve andare a casa, quei giornalisti lì non sono giornalisti, è porcheria, è pazzume. Luigi, può rimanere in linea un secondo? Prego. Perché io quello che volevo dire mostrando quei dati è che dare ulteriore tempo al mercato per farci il mazzo per me è controindicativo. Quando io mostro questi dati, è vero che in tutto questo tempo non è stato fatto alcun referendum, eppure i suicidi ci sono stati, ma quello che dico io è abbreviamo i tempi e prendiamo delle decisioni. I governi vengono eletti per esprimere la volontà del popolo. Aggiungere ulteriore tempo alle pratiche di... vogliamo parlare di uscita dall'euro? Parliamo di uscita dall'euro, per esempio. Non significa altro che dare ulteriore tempo a chi ci sta massacrando di finire il lavoro. Io sono contrario al referendum, non per una questione diversa da questa. Io sono contrario al referendum perché, secondo me, significa dare ulteriore tempo ai mercati,
all'eurocrazia e alla troica di finire il lavoro che ha cominciato con Monti, se non ancora prima. Tutto qui. Quindi sono estremamente d'accordo con te. Però noi abbiamo presidenti della Repubblica che dovrebbero essere condannati per alto tradimento nei Ma guarda, io sono stato uno dei pochi che ha sporto denuncia quando Paola Musu ha proposto il suo modello, che bastava anche semplicemente compilare e andare a depositare in procura. E io so benissimo di ciò di cui stai parlando. Il problema è che, restando sulle teorie, purtroppo rimaniamo a piedi, perché poi nei fatti, alle scorse europee, il PD ha preso il 42%. Quindi io e te la pensiamo così. Ci sono dei sistemi per arrivare a delle soluzioni che sono strategici, e la politica va fatta in un certo modo, purtroppo, e il suffragio universale, e qui lo dico, certo, è quello che ci ha penalizzato di più di tutti finora. Grazie Luigi, grazie per il suo intervento, Sindaco. Ha ragione Luigi. Ci sono molte persone, non solo il Presidente della Repubblica, ci sono molti politici che dovrebbero essere condannati per alto tradimento, e hanno ragione i telespettatori, ma le persone hanno ragione a indignarsi, ma non a indignarsi, a incazzarsi veramente, perché stanno veramente distruggendo l'Italia, lo stanno facendo consapevoli, e questo è il problema, lo stanno facendo, sono consapevoli di questo che stanno facendo. Io uscirei subito dall'euro, ma uscirei subito, perché almeno ritorneremo in possesso della nostra sovranità. Questi non governano più nulla, questi sono in balia della gestione economico-finanziaria, delle lobby, della Comunità Europea, della Merkel e delle banche, quindi non stanno governando nulla e non stanno facendo nulla per noi. Prendiamo un'altra telefonata prima del passaggio su Serenissima. Pronto? Sì. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, con chi parlo? Ascolti, sono Angelo, la provincia di Perugia. Prego, buongiorno. Ah, buongiorno. Ascolti, io ho una cosa da dire a quel signore che parlava che era contrario al referendum, a parte che mi sembra che in generale parli bene, però vedi, lui, io euro e Europa, tanto con 170 euro io sono morto. Se questi non capiscono che 870, 800, 900, 1000 euro, uno è morto, tanto morire, che per morire io vo fuori dall'euro. Tanto con l'euro sono morto. Se sto fatto l'euro, la Grecia, Tsipras, dovrebbe avere il coraggio di andare fuori dall'euro. Non di ricattare e passare ancora altri più soldi. Cominciasse, poi che quando guarda il referendum, io vorrei esprimere col referendum e scegliere io perché morte e morire. Perché col cambio, a me c'è una cosa molto semplice, che è la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea, invece che dare i soldi dalle banche, doveva dare i soldi a fondo perduto dalle famiglie e dalle piccole aziende. Perché? Perché il cambio è stato un cambio criminale. Allora, da me, io quando guadagnavo 2 milioni, io ero straricco. Adesso con 170 euro sono morto. Se non si capisce questo, chi è a favore dell'Europa è un criminale. Chi è a favore dell'euro è un criminale. Ho capito. Perché deve, io sono a favore dell'euro, però diamo 1000 euro al mese tutti. Poi vediamo come va a finire l'Italia. E certo, è facile, Renzi, Grossi. Grazie signor da Perugia, cambiate dal 53 al 283 in nazionale, 15 sul telecomando per chi ci segue in Veneto. Ecco, vedete, notizie oggi che prosegue ovviamente, e vi dà la possibilità come sempre di intervenire sempre allo 049 63 11 11. Berti voleva aggiungere qualcosa alla telefonata? Sono d'accordo con questo signore, ha ragione, perché tutti potevamo essere a favore dell'euro, ma se fosse stata una moneta che avesse portato il benessere, la ricchezza, che avrebbe dato, no, il e lavoro, invece ci sta impoverendo. Invece l'euro è stata una moneta che ha portato povertà, perché se io allora con la lira potevo acquistare, no, un portacenere che costava 1000 lire, è stato messo a 1 euro, che è il doppio. Come addirittura ci sono stati i furbi, perché ci sono gli onesti ma ci sono anche i furbi, che i prezzi li hanno triplicati. Quindi voglio dire, non è da dire che
Cioè l'euro non avendo avuto un controllo dall'inizio, no? non ha dato diciamo così, un cambio, no, regolare in base a quello che poteva essere la lira. Io parlo della lira per noi, poi ognuno nel suo paese... Ha servito semplicemente a svalutare il marco e a rivalutare la lira perché faceva uno scarpe al terziario tedesco. Perdonami, io grazie di quello che dici, ma ormai non è più questo il discorso. Io vado su un dato di fatto e dico, questo euro quando è stato messo al posto della lira... Non è stato fatto nessun controllo, quindi comunque sia gli oggetti, tutto ciò che era in Italia, che noi pagavamo in lira, è stato raddoppiato. Dalla spesa al supermercato all'abbigliamento... Vai a mangiare in un ristorante o vai a dormire in un albergo, no? Prima erano 50.000 lire, 40.000 lire, adesso sono 40 euro, 50 euro. 100.000 lire. È per forza che è impoverito la gente. La gente prende sempre lo stesso stipendio. Il pensionato prende sempre la stessa pensione, se non di meno oggi. Hai capito? Ma allora, se tu sai che questa è una cosa che non va, se sei un governo responsabile, agisci di conseguenza. Certo, è come se arrivasse... Aspettami, scusa. Se arrivasse un'epidemia di Ebola, tu cosa fai? Fai un referendum per chiedere se assumere il vaccino o meno? Lo imponi perché sai che l'Ebola ammazza la gente. Certo, ma se tu sei contrario all'euro e hai documentato il fatto che produce tutti questi danni, e io sono uno di quelli che li documenta e li semplifica perché ho aperto apposta dei canali che si chiamano L'economia spiegata facile per spiegarlo con i cartoni animati. Allora, se tu sai che una cosa fa male... Stavo parlando io, poi magari farei tu la replica. No, pensavo essi concluso. No, stavo parlando io. No, per carità, va bene quello che dici, io non... niente da dire. Però, ripeto, lo devi spiegare agli italiani questo, hai capito? Perché di quello che è accaduto, no, è sotto gli occhi di tutti. Quindi è inutile stare a fare i conti, no, come mi dici tu. Cioè, qui sta di fatto che la moneta euro e l'Unione Europea hanno portato miseria. È un fallimento. Ed è un fallimento. Perché? Perché è questo quello che ha prodotto. È sotto gli occhi di tutti. Certo, vorrei venire a dire il contrario, forse tu? No, non io credo. Ti rispondo semplicemente se tu che... Poi, da calcoli economici, da calcoli particolari, tu ritieni che l'euro poteva dare, eccetera, eccetera, però sai, alla fin fine qui non ha dato niente. Probabilmente allora, poteva dare qualcosa se fosse stato gestito in maniera diversa. No, io non ho mai detto che potesse dare nulla l'euro. No, io questi dati li diffondo da 4 anni. Quando la gente credeva che ancora fosse tutto rose e fiori. Se la gente arriva a un certo livello di consapevolezza è perché oltre all'evidenza dei fatti c'è anche gente che a proprie spese fa divulgazione da 4-5 anni, perché fino a un anno e mezzo fa la gente nella stragrande maggioranza non si poneva nemmeno determinati problemi perché aveva la propria fetta, aveva il proprio stipendio e così via, e quindi se ne sbatteva. È troppo facile dire adesso lo sanno tutti. Sì, è vero, però c'è gente che si fa il mazzo da anni perché le cose vengano diffuse. E i miei mezzi sono uno dei tanti che molti attivisti, anche più capaci di me, mettono a disposizione per mettere ancora più in evidenza i fatti. Ma queste cose noi le diciamo dal 2011, molto prima che venisse su il casino che oggi percepiamo. Quindi io sono assolutamente contrario all'euro. E il nostro amico se conduttore posso. Lo sa benissimo, certo. Semplicemente dico, se io ho la coscienza che il problema è questo, piuttosto che dare 3 anni di tempo al nemico, tra virgolette, e anche forse senza virgolette, no, di farmi il mazzo, piuttosto faccio attività persuasiva verso quelli che magari ho anche in casa io, che votano PD, vado alle elezioni e magari in un anno me la cavo, questo dico io. E facciamo sì che ci sia un governo, ce lo auguriamo perlomeno, in grado di prendere queste decisioni ed accelerare i tempi per risolvere il problema. Se noi diamo continuamente tempo, è vero anche, ti do atto, che il referendum è l'unica possibilità di dare voce alla popolazione, perché lo scollamento fra politica e la base, così detta come si diceva una volta, è allucinante ed è enorme. Infatti in questo io do atto alla tua, cioè io non è che do contro la tua attività, semplicemente pongo delle critiche e ne faccio un'analisi su quali possono essere le opportunità piuttosto che non quelli che sono i difetti. State dicendo tutti e due le cose esatte, chi in un modo o chi nell'altro, chi le vede parlando alla pancia alla gente, le problematiche di tutti i giorni, arriviamo con dei dati ben precisi che riguardano l'economia. Perché altrimenti l'opinione può essere confutata con un'opinione di qualcuno che con una dialettica migliore della tua ti fa passare in minoranza. Quando i numeri sono la cosa più evidente, eclatante e inconfutabile del mondo,
io non faccio altro che darti una mano. Guarda, no, ma io posso mancherebbe. Sentiamo il sindaco. Posso aiutarvi anche a far capire anche i telespettatori, perché quando si parla di comunità europea, quando si parla di Unione Europea, si pensano al fatto di mettersi insieme, gli stati europei si mettessero insieme per avere un vantaggio, no, economico rispetto all'America, rispetto... E mi fa pensare questo, anche per arrivare poi a far capire anche ai cittadini che cosa è successo, no? E lo Stato, cioè, ha imposto ai comuni, ai piccoli comuni, di mettersi insieme per risparmiare, no? La stessa cosa un po' come era lo stesso obiettivo che aveva la comunità europea. Quindi lo Stato dice: fate le unioni, facciamo l'unione dei comuni, quindi 5, 6, 10 comuni piccoli si mettono insieme e creano un altro ente. Questo altro ente ha delle sue responsabilità, approva il suo bilancio, ha le sue norme e che vengono imposte ai comuni piccoli, quindi non ha più un'autonomia il sindaco e l'amministrazione comunale, ma ha un'autonomia che viene riversata in un altro contenitore e spesso va in contraddizione. Stessa cosa che è successa in Italia, abbiamo perso sovranità. Sì. I comuni piccoli perdono sovranità e tutto che cosa porta? Ha portato, l'ho detto la Corte dei Conti, all'aumento dei costi. Aumento dei costi perché c'è un altro ente e anche una complicazione burocratica e gestionale. Stessa cosa, ancora peggio con l'euro, perché non c'è stata una problematica di gestione, ma in realtà tutto si è focalizzato sull'euro, sulla moneta. E hanno distratto con questo contenitore che hanno creato, hanno distratto la sovranità, perché il problema nostro è la perdita di sovranità. Quindi riprendiamoci subito senza nessun referendum, perché quando ce l'hanno regalata non hanno fatto il referendum. Dobbiamo riprenderla la nostra sovranità, ma ci sarà la svalutazione. Ma sì, ma meglio morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio, perché continuiamo io credo che se lo chiediamo a milioni di italiani che dicono ma non sono democratici, non sono estremisti, no, gli italiani sono di centro, no, perché fanno ancora questi ragionamenti. Alfano che mantiene il potere con l'1,5%. Si guarda molto al simbolo, no? Ma qua o democratici, ma avete parlato con le persone? Ci sono disoccupati, pensionati, gente che ha attività. Ormai sono veramente, si sono rotto i coglioni. La gente ormai... Sono stati ridotti alla povertà, sono stati ridotti. No, ormai la gente più. Non ne può più, bisogna cambiare. Moderati, si cambia il governo, ma questi qua non sono più... Ma gli italiani non sono più moderati, sono il 50% degli italiani che non sono più moderati. Domani mattina uscirebbero dall'euro. Io questo. Non voglio vedere i miei italiani sotto i portici chiedere l'elemosina. Io non voglio vedere i miei pensionati andare a raccatare nei... posti dell'immondizia. Io non le voglio vedere. Qua, che cosa perdono? Noi dobbiamo lavorare per i nostri italiani. Chi non ha nulla, chi non ha nessuna prospettiva, i giovani che stanno andando all'estero, che cosa perdono se usciamo dall'euro? Assolutamente nulla. Niente non perdono. Chi è che perde qualcosa? Perde probabilmente, ci sono dei giochi finanziari. Nei giochi finanziari c'è qualcuno che ci perde qualcosa. Giochi politici. C'era qualche consiglio su come investire. Dopo lo trovo, se magari sì. Vediamo se c'è qui, se no passiamo alla telefonata, poi dopo lo cerco, perché ho visto prima un articolo interessante che poi commenteremo. Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Sono Giacomina, Massimo. Giacomina, come andiamo? Ma se oggi non fanno la pubblicità hanno rotti i coglioni. No, eccola. Ma noi abbiamo bisogno della pubblicità per sopravvivere. Sì, noi non siamo mica finanziati, voi non pagate mica il canone. Ma pure notti la fanno. Fanno bene, fanno. Eh? Il canone non si deve pagare. Io mi vedo Heidi. Come stai, bello, suo. Amore mio, quanto sei buono, sei bello. Ecco qua. Come stai, tesoro mio? Sto come bene, sto bene. Abbronzato. Sto bene, tutto abbronzato, visto? Su dove vai? Vado a Sottomarina, a Chioggia, che insomma a Chioggia, che è vicino qui a Padova, e si prende un bel sole, altro che... Io a Padova ci sono passata una volta, quando sono andata in Francia, a Lourdes. Allora, è passata, no, pensata, tappa obbligata per Marche, Chioggia. Alle Marche. Ah, ok. La mia amica, sì. Bene. Che allora, ma io non te vedo in televisione, mo c'è ancora pubblicità? No, deve cambiare canale, non so se ha visto che prima. Che canale è? Adesso deve sintonizzarsi Giacomina sul 283 e dopo, oppure, da dove è che chiama, che non mi ricordo, Roma? Da Roma. Ecco, 283.
basta che c'è una lucetta piccola. Vabbè. Un attimo, devo vedere. Giacomina, la devo salutare perché abbiamo poco tempo, dai, ci sentiamo un'altra. Io ci sono anche giovedì, lei mi trova anche sul 283 e ci sentiamo giovedì, dai, va bene? Grazie, buona giornata. Allora, intanto però, ritornando anche al discorso immigrazione, visto che poi anche sul Gazzettino qui di Padova si parla di profughi, turismo a rischio, l'emergenza all'ex Prandina previsti per oggi, nuovi arrivi, ieri al presidio anche Bitonci, il sindaco di Padova, si parla di questa tendopoli, in centro gli esercenti, gli albergatori sono infuriati, la città non è tranquilla, condanniamo questa scelta. Ma le problematiche ci sono a Jesolo, ad Eraclea, questi immigrati che arrivano in queste strutture di ricezione per i turisti, che si ritrovano a convivere insieme in questo periodo. Io credo che qualche disdetta ci sarà stata, sarà sicuramente una situazione un po' particolare. Sentiamo l'intervista a regia fatta a Mario Borghezio, eurodeputato della Lega, che ho incontrato appunto quasi per caso al Parlamento europeo, dove ci ha parlato, ha fatto un po' il punto di vista tutto personale della situazione a Ventimiglia, le risposte dell'Europa sul tema immigrazione, la distinzione tra clandestini e persone aventi diritto all'asilo, e un commento anche poi sulla situazione in Campania, perché giustamente noi siamo visibili in tutto il territorio nazionale, sicuramente i cittadini campani stanno soffrendo anche loro il tema immigrazione, come i siciliani, come i veneti, come tante altre regioni del nostro territorio che sono state, voglia o non voglia, tutte coinvolte. Vediamo il servizio di Mario Borghezio, grazie. L'Europa continui a non affrontare in maniera seria e conclusiva una sfida molto grave che viene ormai non più dalla lontana, per i paesi dell'Europa del nord, della lontana Lampedusa, ma dalla ben più vicina Ventimiglia. Ormai è Ventimiglia il luogo d'approdo di centinaia, speriamo non migliaia, decine di migliaia di clandestini. Le immagini televisive mostrano una netta differenza fra la situazione caotica di Ventimiglia e quella ben più tranquilla di Mentone, che per adesso non è ancora invasa. Ma fino a quando durerà questa situazione? Le risposte dell'Europa sono molto imprecise e non si capisce bene che cosa l'Europa possa fare in Libia, non si sa in che modo si tradurrà questa lotta agli scafisti, e quello che noi vediamo è che a centinaia, forse a migliaia, i clandestini continuano ad arrivare. L'Europa non fa una netta distinzione fra clandestini e persone aventi diritto all'asilo, e questo crea un'enorme confusione e un enorme pericolo. Un altro buco di questa groviera Europa, che non ha pensato a come difendere le proprie frontiere. Si preoccupa molto della situazione economico-finanziaria del bilancio greco e molto meno della voragine sul tema dell'immigrazione, del controllo delle sue frontiere, dell'immigrazione clandestina, e questo nuoce pesantemente alla qualità della vita e anche al sistema economico dell'Unione Europea. Purtroppo la Campania, che oggi subisce questa invasione e che non merita, ha ancora oggi una percentuale di immigrati clandestini molto inferiore percentualmente a quella per esempio della Lombardia, ma io non farei assolutamente una gara fra chi soffre di più o chi soffre di meno. Io dico che dovremmo essere uniti nel parlare chiaro all'Europa e dire che il peso, che è ora di dire basta, a far scontare il peso di questa situazione di mancata difesa delle frontiere soltanto al nostro paese. Ma fino adesso l'unica voce che è chiara, che si è sentita in questo senso, è quella della Lega Nord. Bisognerebbe che anche gli altri partiti si svegliassero e si occupassero del problema dei clandestini, magari non solo nei tre giorni che precedono la campagna elettorale. Noi vogliamo l'asilo politico per tutti quelli che ne hanno diritto, e il problema è che non dobbiamo farli venire qua per esaminare se ne hanno diritto e trovare, come abbiamo trovato, decine di migliaia di falsi
profughi e che nel frattempo vengono accolti, rifocillati, mantenuti a spese del solito pantalone padano, sia del sud che del nord, che è stanco di pagare le tasse per questi sbagli. Ecco qua, abbiamo sentito Borghezio, poi sentiremo anche Matteo Salvini e Claudia ci scrive, io come tutti gli altri italiani ci stiamo chiedendo tutti i giorni il perché di queste invasioni, si dice che danno il denaro alle cooperative e alle strutture che accolgono, ma non può essere solo questo il motivo, vorrei sapere perché il governo è così incattivito contro i suoi connazionali, sono alieni travestiti? Questo accade solo nei paesi dove comandano i feroci tiranni. Un abbraccio Claudia, grazie Claudia per questo messaggio. Telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Luca da Milano. Buongiorno Luca. Buongiorno. Senta, innanzitutto io volevo congratularmi pubblicamente con il popolo greco. Sono contento che i cittadini abbiano dato il loro voto contrario a questo tipo di Europa economica imperialista, sì, nei confronti della povera gente, perché ormai si parla solo di povera gente. Dunque, io sono un disoccupato nuovo da martedì, lavoravo in una grossa azienda con capitale tedesco, dopo 3 anni di contratti continuamente rinnovati. Quanti anni ha Luca? 45. Sì, sono vecchio, sono vecchissimo. No, vecchio, non è vecchio. Niente. E volevo affiancarmi al discorso che faceva il suo ospite, quello vestito in nero. È giustissimo sul discorso degli immigrati, probabilmente dovrei chiamarmi Hassan, se mi chiamassi Hassan forse troverei qualcosina di meglio, ma sono italiano. Vede, queste persone, una volta che lei le ha stabilizzate, non si sentiranno mai italiane, questo è chiaro. In America, a me non piacciono gli Stati Uniti, ma in America le persone invece si sentono americane, in Italia non c'è questo spirito di nazionalità, peccato. E comunque, per concludere, le dico, si potrebbero trovare tante ricette per recuperare il denaro sul nostro paese, ad esempio per svuotare le carceri, perché tutti i carcerati stranieri non li mandiamo nel loro paese a scontare le pene? Avremo i carceri più liberi, non pagheremo una diaria. Ecco, io non voglio togliere altro tempo, però insomma vi ho indicato un po' le mie sfortune e la ringrazio per il programma. Grazie. Luca, in bocca al lupo per tutto, grazie, grazie per la sua telefonata. Claudio. Ringrazio il signor Luca, ha ragione anche questo nostro cittadino italiano. Qui bisogna lavorare su chi rimane a casa dal lavoro a 45 anni, che questo paese non dà l'opportunità di rimettersi in gioco. Scusa Massimo, se vai a leggere sul programma che io ti ho dato, eccolo qua il programma, parla delle persone e la riassunzione dai 45 qua ci sono in tutti poi. I punti del hai capito, cioè adesso bisogna dargli un'occhiata, proprio c'è scritto, noi riportiamo avanti questo discorso, perché riproponiamo un sistema fiscale diverso, un sistema pensionistico diverso, hai capito, e anche quello che saranno le assunzioni, perché non è normale, ma una persona a 45-50 anni è una persona ancora giovane, ovviamente ha la salute che sta bene, è una persona che può dare tanto, può lavorare, può costruire, hai capito, quindi voglio dire, non va negato il lavoro a una persona che ha 45 anni, assolutamente no, va portato avanti, va difesa proprio la categoria, capito? E quindi poi io l'ho detto, rispondo al signore di prima, no? Io l'ho detto anche in altre occasioni, cioè sarebbe sicuramente che loro dovrebbero andare a scontare la pena nel loro paese, il problema è un altro, che andare a scontare la pena nel loro paese là non la scontano. E quello è il problema. Comunque uno dice, vabbè, dal momento che sono a casa tua, però io non ti rimando a casa tua quelli che hanno fatto i danni qui in Italia, che hanno ucciso della gente, degli italiani. Io li metto all'ergastolo e ci stanno lì vita naturale. Diciamo durante. Che qui non vanno neanche in galera, nel senso che, esatto, poi, che poi qui non vanno ci neanche, passano un attimo, infatti, ci durano un giorno e poi riescono. Qui non vanno neanche in galera, capito? Possono delinquere e fare quel cavolo che vogliono senza nessun problema. La politica che diceva, io rispondo anche alla signora Claudia, ha ragione anche lei, dice, ma come mai che il nostro governo, no, si è messo così contro i cittadini italiani? Sarebbe bello potergli rispondere, ma qui devono rispondere loro, i signori politici, perché ci sono messi contro gli italiani, perché fanno il danno qui all'Italia. Sono loro che devono rispondere. È semplicissimo. Quindi, perché sindaco? Ma è semplice, no? Tanto ormai che vadano a votare il 70%, il 50%, il 40%, col sistema che c'è in Italia, basta che prendano la sua percentuale. La percentuale sua, che poi, tra l'altro, se prendiamo il PD che è al governo,
anche se Renzi non è stato votato da nessuno. Però se prendiamo il PD che prende il 35, il 40 di quelli che vanno a votare, che probabilmente, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, di queste persone qualche voto, queste persone che votano stanno bene. Quindi sono probabilmente statali che prendono anche dei bei soldi, dirigenti pubblici e quant'altro. E quell'oltre 40% che non è andato a votare, sì, dove, anche come il 50%. Sì. Il 50% degli italiani sono quelle persone che se fai un referendum ti dicono che dobbiamo uscire dall'euro, ti dicono che devono andare a casa tutti questi. Quindi effettivamente, quando parla del referendum, effettivamente oggi il referendum della Grecia serve anche, è servito anche per far capire da che parte sta il popolo. Sì, ma vogliamo capire che quando ci viene data l'opportunità di votare è importante andare tutti? Sì. Però è importante anche l'offerta politica che hai. Sì, è importante anche l'offerta politica che hai, perché adesso come adesso non c'è niente di buono. Se il voto, chi voti, che cosa potrebbe cambiare? A chi ti affidi? Esatto. C'è chi va nelle regioni, no? a vedere di avere il voto regalando la borsina della spesa. Ma gli italiani non hanno bisogno che gli sia regalata la borsina della spesa per votare. Gli italiani hanno bisogno di cambiare l'Italia. Sì. Però dovremmo essere bravi a votare, credo, le persone piuttosto che i simboli. Perché certo. Se tu sindaco sei bravo, caspita, devi andare avanti. Se tu stai facendo un buon lavoro. Hai ragione, però oggi di votazioni democratiche che funzionino effettivamente, cos'è rimasto? Allora, hanno tolto la provincia. A Roma adesso non so con la nuova legge elettorale forse c'è la preferenza, adesso hanno rimesso la preferenza perché il Porcellum era incostituzionale, no? In regione, tu sai che abbiamo appena finito, io sono in silenzio stampa in questo, però posso dire solo che la gente non va più a votare, perché nel caso mio io sono stato eletto. Se poi la Corte d'Appello influenzata da chissà chi, e anche io lo dico anche chissà chi, che molto probabilmente è un nostro ministro, ma è chiaro che la gente non ha più voglia di andare a votare, perché non funziona neanche più la democrazia che ti permette di portare una persona che vale qualcosa o che ha dimostrato di valere qualcosa o che la gente vuole che lo rappresenti, non funziona più purtroppo. È questo che dobbiamo capire che la gente è incazzata perché non c'è più democrazia qui in Italia. Il sindaco è deluso su come sono andate le cose in regione, però il silenzio stampa non infieriamo oltre, ma magari avremo modo la prossima volta che ti invito, ne riparliamo. Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Buongiorno, sono Ines e chiamo da Brescia. Buongiorno Ines, mi dica. Allora le faccio un piccolo riepilogo di prima che lei ha detto che questo governo insomma ce l'ha col popolo italiano. È subito detto il perché ce l'ha col popolo italiano, da quando è nata la Lega. Cioè, perché questi qui si vedevano che la gente ha incominciato a votare Lega e allora avevano paura di perdere la poltrona da sotto al sedere. E allora ha cominciato con il razzismo, hanno cominciato a mettersi contro il popolo per questo motivo, perché questa gente qui ancora 40 anni fa, io ho visto l'altro giorno in una trasmissione che dicevano andiamo a prendere gli extracomunitari così ci rassicuriamo i voti per tutta la vita, cioè già lo dicevano ancora 40 anni fa questa gente qui, perciò l'odio per gli italiani non è nato oggi. E perciò gli italiani devono pagare questo scotto della Lega, offendendo tutti i giorni gli italiani dicendo che noi eravamo emigranti e questo e quant'altro. No, non eravamo emigranti come questi qui. E perché questa è un'offesa agli emigranti italiani. Andavano là a lavorare dove andavano, non venivano mantenuti dagli stati negli alberghi a 4-5 stelle e scegliere il mangiare e tutto quanto. Perciò il problema è questo. Specialmente questo PD gli vuole fare pagare gli italiani perché hanno incominciato a votare Lega, la storia è questa. Grazie Ines. A proposito di Lega, vediamo, tanto dura poco, le battute di Matteo Salvini, dove inizialmente gli ho chiesto dell'accordo con Berlusconi per un'alternativa quindi a Matteo Renzi. L'evento di Pontida che ha visto partecipi molti simpatizzanti addirittura dal sud Italia, quindi sono fatti anche 1000 chilometri per andare. L'Italia che poi alla fine
ha detto è il buco nero dell'Europa per quanto riguarda il problema degli immigrati non solo al sud ma in tutto il nostro paese. E poi la battuta sul Veneto del presidente Luca Zaia riconfermata alle ultime elezioni regionali. Vediamo Matteo Salvini e poi dopo i commenti e ancora le vostre telefonate. Prego. Ben trovato l'onorevole Matteo Salvini. Allora, c'è questo accordo con Berlusconi, quindi Lega e Forza Italia insieme, per un'alternativa a Renzi e per cambiare un po' questo paese? L'accordo ancora non c'è, ma stiamo preparando una visione d'Italia e di Europa diverse. E quindi finalmente abbiamo parlato di cose concrete, non di legge elettorale, di conflitto di interessi. Abbiamo parlato di studi di settore da cancellare, di IMU sui terreni agricoli, di partite IVA. Abbiamo parlato delle 190.000 cartelle appunto che stanno arrivando a casa degli italiani che non sono congrui con uno strumento idiota come gli studi di settore. Abbiamo parlato di questa Europa da cambiare da cima a fondo, cambiando anche tutti i trattati, compresa la moneta, e su questo Berlusconi ha detto che Forza Italia è più vicina alla Lega di quanto non fosse stata in passato. Abbiamo parlato di legge Fornero, ovviamente di immigrazione, perché siamo a Bruxelles dove ci rinnovano dietro tutti. Oggi ho parlato con eurodeputati francesi, fiamminghi, austriaci, olandesi, tedeschi, ci prendono per matti, dicono ma scusate voi perché non li controllate, non li identificate, non li espellete? E quindi vediamo se con Berlusconi ci sono abbastanza tratti in comune per andare a governare sfrattando un governo disastroso come quello di Renzi. Mi ha riempito di orgoglio parlare con ragazzi che mi hanno detto io ho fatto 1000 chilometri, sono partito ieri notte per arrivare qua da Palermo, da Catania, da Matera, da Lecce, da Taranto, da Caserta, e con una convivenza bella, pacifica. C'erano le bandiere del Veneto insieme a quelle della Sicilia, quelle di Cuneo insieme a quelle della Sardegna. Probabilmente perché l'emergenza in questo momento è nazionale, italiana, l'emergenza disoccupazione e immigrazione. Si sente a Milano, ma si sente a Lecce, si sente a Bologna e si sente a Catania. Quindi dobbiamo unirci fra persone per bene per far ripartire l'economia. Poi per me il federalismo rimane comunque sacro, e quindi l'autogoverno dei territori, rispetto delle lingue, delle culture, delle economie, quello che non c'è qua a Bruxelles. Cioè la difesa dei territori da una Bruxelles che vuole massacrare, uniformare tutto quanto. La Lega era e Lega rimane. La scommessa è che la voglia di autonomia, di federalismo, di indipendenza sia in tutta Italia. Io l'ho trovata anche in Calabria, l'ho trovata in una Sicilia che teoricamente è autonoma, ma ha un'autonomia usata malissimo da Crocetta e dai suoi compari. Quindi la scommessa è di mettere insieme, per far partire le Italie, che sono diverse ma sono bellissime, e mettere insieme tutti. Che l'Italia è il buco nero d'Europa, e ve lo dico qua da Bruxelles perché ce lo dicono tutti gli altri europarlamentari degli altri stati, che ci prendono per scemi, giustamente, perché gli altri controllano, gli altri difendono, gli altri espellono, gli altri presidiano. Noi no, noi addirittura permettiamo che le navi di mezzo mondo vadano a prendere la gente a casa sua e ce la porti a Salerno, è vero, ma come a Messina, come a Taranto, come a Palermo. Oggi a Jesolo, che è una delle località turistiche più importanti non d'Italia ma del mondo, stanno costruendo una tendopoli vicino alla spiaggia. Ecco, solo gente malata può all'inizio della stagione turistica permettere che ci siano persone che bivaccano per Salerno, per la Sardegna, per Jesolo, in stazione a Milano. Bisogna fermare il flusso, accogliere i veri profughi è dovere, è sacro, però io mi domando perché in Germania ci mettono due mesi a identificare i veri profughi dai clandestini e in Italia ci si mette un anno e mezzo. I dati ci dicono che fra gli sbarcati coloro che sono veri rifugiati sono un quarto, quindi quel quarto di sbarcati davvero rifugiati vanno accolti con tutti i crismi, gli altri tre quarti vanno rimpatriati. Il Veneto ritornerà ad essere un po' il motore del nord-est? Sì, adesso la scommessa sull'autonomia e sull'indipendenza va portata fino in fondo, nel senso che la gente ha dato più del 50% di consenso alla Lega e a Luca Zaia. Il Veneto ogni anno manda allo Stato italiano 20 miliardi di euro che non tornano indietro, bisogna riequilibrare questa vergogna, quindi sono orgoglioso del fatto che il Veneto sia tornato a correre. Bene, e noi ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, pochi minuti e ritorniamo in diretta con i miei ospiti e le vostre telefonate fino alla fine della trasmissione alle 9. Ritorniamo in diretta con una buona giornata, un buon lunedì. Allora abbiamo sentito Salvini, sindaco, una battuta da parte sua, visto che poi vabbè, oltre all'accordo con Berlusconi, va bene, quello che volete, e poi ha parlato anche del Veneto, sai, Luca Zaia riconfermato. Salvini, beh, momento per la Lega, per Zaia è un momento buono, i consensi ci sono,
e siamo passati da una difficoltà che era diventata cronica di qualche mese fa, un anno e mezzo fa, e Salvini ha saputo parlare ai moderati, che li chiamano, qualcuno li chiama moderati ma non sono più moderati, ha saputo parlare magari anche con la pancia come dicono certi, però le cose che dice, su tantissime cose che dice non c'è molto da obiettare, dice delle verità. E sarebbe importante adesso e interessante vedere se Salvini al governo, ad esempio, riuscisse magari anche a dare delle ad attuarle, risultati, questo, insomma. Certo, certo. Quindi adesso sarebbe veramente interessante vedere i risultati di queste idee, di questi pensieri. Berti? Io non mi pronuncio su Salvini, qualora ci fosse un incontro diretto insieme, allora ci si confronta, per carità. Magari può capitare che una di queste poltrone prossime, future, scambio di opinioni. Io ci provo ogni tanto, ci provo. Nello scambio delle opinioni, eccetera, eccetera. Ma quello che Salvini dice, comunque sì, l'abbiamo già sentito dire tante altre volte. È inutile continuare a dirlo, poi non fare niente. Quindi, se è vero quello che lui dice, lo faccia. Non che sia sempre a fare queste sparate, non è dire noi faremo, noi cambieremo. Noi non siamo il governo, quindi ce lo possiamo permettere. Noi diciamo, ma noi ci stiamo costruendo. Ma tu che hai la Lega, allora che cosa fai? Dai dimostrazione che veramente vuoi cambiare le cose. Ma detto in senso buono questo, non detto in senso offensivo o altro. Quindi se ci sarà l'occasione mi farà molto piacere di confrontarmi, certo. Quindi si parlerà ancora ora, meglio. Ora come ora c'è bisogno della politica del fare, perché parlare alla pancia degli italiani sono buoni, esatto. Tutti per certi versi, chi in un modo o in un altro, come enfasi però. Leggo questo messaggio, Costantino, perché magari mi puoi rispondere tu. Io penso che, mi scrive Gaspar, che bisogna puntare sulla sovranità individuale, non pagare più tasse per chi non ha niente a perdere e far rispettare i patti internazionali dei diritti umani. Legge 10 dicembre 1948 e legge 881/1977, studiare e non mettere la vita propria nelle mani di nessuno. Siamo tutti dispersi in mare, ognuno deve nuotare per sé. Si può e si deve attuare, lo dobbiamo fare per noi stessi e per i nostri figli, pretendere, si stanno privatizzando il pianeta, dobbiamo prenderci quello che è nostro, siamo proprietari del pianeta e di tutto quello che c'è sopra o sotto. E poi continua, però insomma questo è il concetto. Sì, anch'io sono un difensore dell'individualismo sotto certi aspetti, nel senso che per me l'individualismo è per innanzitutto responsabilità di sé. È evidente che tutti i discorsi che stiamo facendo dovrebbero riportare a questo principio, cioè quando noi facciamo qualsiasi attività, sia individualmente che collettivamente, dovremmo puntare a farlo in maniera cosciente. Per cui noi possiamo fare tutti i bei discorsi che vogliamo, ma se poi, ritorno al classico esempio delle europee dell'anno scorso, si vota per il 42% per il PD, nonostante i risultati pregressi, nonostante si tratti di un partito che governa senza elezioni, tutto c'è poco da aggiungere. E quindi io sono d'accordissimo che la cultura collettiva si fa ripartendo dall'individuo. Ci sono attività che però si possono fare individualmente e queste si costruiscono su di sé, molte altre purtroppo o per fortuna vanno condotte collettivamente. Ho trovato l'articolo che dicevamo prima sul giornale per quanto riguarda l'economia e gli investimenti dopo il referendum della Grecia e su quello che potrà eventualmente cambiare. Quindi c'è intanto la paura dei listini, vediamo di inquadrare il giornale. Come salvare i nostri soldi dal caos? Questo è il titolo. Da oggi è probabile un'altra tempesta sulle borse europee. Meglio puntare su Wall Street, dollari e oro. Oppure, come idee, chi investe a rate riduce il rischio e gli errori. I piani di accumulo permettono di sfruttare i ribassi dei listini. Ecco cosa è successo dal crack di Lehman Brothers. È così, Costantino? Ma io non sono un esperto in investimenti, però il classico dollaro è il rifugio a breve e medio termine, che è un classico, perché poi fra l'altro essendosi rivalutato rispetto all'euro, a parte che era un investimento che andava fatto prima, comunque offre delle garanzie. Poi io in titoli, citava tipo fondi di investimento, cose del genere.
Sì. Di solito sono quelli che gravitano più o meno vicini ai vari titoli tossici, io me ne guarderei bene. Diciamo che l'investimento migliore fino a qualche anno fa era su se stessi. Oggi, per esempio, si è rivalutato molto il rublo, che ha riacquistato una certa stabilità alla faccia della propaganda antirussa che è stata condotta. E ci sono anche altri tipi di investimento che vanno da beni tipo, non so, diamanti certificati ad altre cose. Per quanto riguarda la Grecia, è ovvio che l'andamento dei titoli è comunque altalenante. Fatto è che, avendo in tasca, supponiamo, un accordo con Putin, da qui a breve vedremo se Tsipras lo sfrutterà, se uscirà dall'euro, eccetera, può addirittura diventare un investimento, ma io non sono titolato a dare consigli. Abbiamo dato comunque una panoramica sicuramente interessante. Altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi parlo? Lucia da Bologna. Buongiorno Lucia, benvenuta. Buongiorno. Dunque, si parla delle banche, ma da 4 mesi so da parte di un mio parente che praticamente il prelievo forzato, diciamo sui conti correnti, se ne sta già parlando anche in Italia. Nessuno ne parla perché parlano della Grecia, ma le banche sanno benissimo, perché una lettera data all'Unione Europea, e questo... Prego. È questo che io voglio sentire anche da voi, perché se è vero lo dobbiamo dire. Sì, adesso... Perché parliamo della Grecia, la Grecia, e l'Italia? E in banca, le banche sanno già che c'è questa lettera. Sì, la Camera dice sì al prelievo forzoso, ma presto si potranno colpire i conti correnti. Ma da 4 mesi, io lo so. Questa è una notizia del 3 luglio, che la Camera ha recepito la direttiva europea che legittima il bail-in in caso di crisi bancaria, e a pagare sarà chi sul conto ha una somma ingente di denaro. No, molto bassa. Molto bassa, dice lei. Sì. E questo noi tutti dovremmo ringraziare Re Giorgio. Re Giorgio, lei sa chi è? Certo, come potrei... Chi ha fatto saltare il governo Berlusconi. Come potrei dimenticarlo? Tutto. E ringraziamo quei signori che ora là in Grecia sono là con Tsipras, come si chiama, questi italiani. Sono loro a distruggere tutta l'economia. Ho capito. Grazie Lucia per il suo intervento. Buona giornata. Beh, per prelievo forzoso generalmente si intende quello simile a quello fatto nel 92 da Amato in piena notte, che prelevò il 6 per 1000 dai conti correnti. Mentre gli italiani dormivano. Sì, esatto. E forse quello di cui parla la signora, appunto, è il bail-in, che è diverso. Cioè in quel caso sono, semplificando al massimo, le banche che si rivalgono sui conti correnti dei propri correntisti per eventuali ammanchi e falle di bilancio. Quindi non è una cosa governativa, benché sia stata agevolata certo dal governo. Parlando di banche e di crisi, su Repubblica, oggi c'è un vertice, il board della Banca Centrale Europea, che dovrà decidere se dare più o meno ossigeno al sistema creditizio ellenico. Probabile uno scongelamento. Strategia salva euro con acquisto titoli e scudo antispread. BCE Day, i prestiti alle banche non potranno aumentare. Pronto il piano anticontagio. Difficile dire sì alle richieste di Tsipras. Il board vuole invece maggiori garanzie. C'è un pressing poi per la chiusura degli sportelli. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sono Adriana di Montebelluna. Buongiorno. Scusate, io non mi intenda più di tanto, ma non vi sembra che state facendo un po' di terrorismo? Perché noi persone, povere risparmiatrici, cosa ci troveremo? A sentire voi ci troveremo con un pugno di mosche? No, vorrei sapere qualcosa in più, perché sa, io sono 50 anni che risparmio, non vorrei trovarmi proprio con un pugno di mosche. Grazie mille.
Va bene signora, noi, grazie, noi non facciamo terrorismo, però magari vi diamo qualche altro tipo di informazione che forse vi può far riflettere, perché forse... Beh. No, sì, beh, si cerca di parlare di ogni argomento, sì, si cerca di analizzarlo. Questa, no? per esempio, l'ho detto e vorrei rispondere se me lo consenti, certo, Massimo. Presidente, io prego. Dico, le banche andrebbero tassate di più, perché le banche oggi in base ad altri redditi pagano di meno, pagano di meno. Le banche bisogna metterle in una situazione diversa, le banche devono tornare sotto il controllo dello Stato. E non più sul privato, perché le leggi non le deve fare l'Unione Europea, le leggi le fa il proprio paese sulla banca. Tu sei un'azienda che hai lavorato benissimo, sei lavorato tanto bene. Se non sai lavorare che fa lì, sei un problema tuo. Non è un problema che tu devi andare a prendere denaro dei cittadini. Oggi l'unica cosa che sarebbe da fare sarebbe davvero da togliere denaro dalle banche, quel po' che abbiamo da toglierlo. Questa sarebbe la soluzione da fare, la risposta della signora almeno. No, non è questione di terrorismo. No. Perché, allora, tutte le persone che sono già state disastrate dall'euro e dalla politica di questi ultimi anni, e quindi non hanno paura del terrorismo, perché peggio di così, voglio dire, se sono rimasti senza lavoro, se sono rimasti senza soldi, se hanno dilapidato quel poco che magari si erano messi da parte. Poi ci siano delle persone che hanno la fortuna di avere di non sapere come investire i soldi, è chiaro che in una situazione come questa sul lavoro non puoi metterli i soldi, perché non sta investendo nessuno sul lavoro, pochi insomma ci credono, e questo è un grave danno. E poi gli immobili, ahimè, con l'austerity e con l'IMU, la TASI e quant'altro non conviene più investire. O ripari su opere d'arte o comunque se vai sul finanziario ci vuole il coraggio anche lì di comprare azioni o titoli, e quindi è a rischio, non è questione di terrorismo, è la realtà. Poi se ci fosse un default della Grecia, ovviamente avremmo anche noi delle ripercussioni, questa è la realtà. Dopo ognuno deve prendersi, sì, la, no, perché magari di avere il coraggio di... possiamo passare per complottisti, possiamo passare, no, per parlare, esatto, no, noi stiamo analizzando i temi con un aspetto molto trasparente delle cose, sì, senza avere sventolare bandiere politiche che non servono a nulla e che ci portano giustamente ad avere a ricevere un unico messaggio, ma con senso critico, con dati alla mano, con persone competenti in materia, si sta cercando di fare informazione libera, perché questo è quello che fa Canale Italia, ricordiamocelo. Costantino. Comunque, per tranquillizzare in un certo senso la signora, generalmente tutte, allora, i conti correnti bancari sono tutelati al di sotto dei 100.000 euro, adesso non mi ricordo le percentuali, mi pare oltre il 50%. Di solito per quando si parla di prelievo forzoso si parla sempre di conti correnti superiori ai 100.000 euro. Per esempio il conto corrente presso le poste viene garantito 100% dallo Stato. Questa era una piccola informazione che volevo dare. Sì. E riguardo a quanto diceva il nostro amico prima sull'evasione fiscale, vi invito delle banche, no, tu non parlavi di evasione fiscale, no, lo dico, no, io. Di pagare più tasse. Esatto, in realtà io ho scritto un articolo anche abbastanza contestato, sempre su Scenari Economici, che è il primo blog di economia italiano, quindi è abbastanza credibile, se mi fanno scrivere si vede che dico delle cose sensate. Il titolo è abbastanza lungo, basta cercare corruzione, virgola, evasione fiscale, banche e soci ci fregano con la comunicazione. Scopriamolo con un gioco da bambini, due punti, la battaglia navale. Se cercate evasione fiscale, battaglia navale, lo trovate. Esatto. E io praticamente che cosa ho fatto? Ho preso, a proposito di terrorismo, fra l'altro, mediatico, ci parlano spesso degli scandali tipo il Mose, la corruzione, che sono deprecabili e vanno combattuti, per carità. Però se noi andiamo a leggere le opere, c'è sempre un sì, sì, no, ma a parte che c'è ovunque, e anche di più all'estero, sì, come ad esempio in Germania, tanto per fare un nome. Io ho messo uno accanto all'altro dei dati che ho reperito, ad esempio anche molto spesso reperisco dati dalla CGA di Mestre, sì, visto che se ne è parlato all'inizio, no? E, Fondo Monetario Internazionale, Banca d'Italia, eccetera, eccetera, eccetera. E ho simulato il giochino della battaglia navale, no? All'interno dell'area del PIL italiano, che sono circa 1.600 miliardi, ho messo le varie voci di spreco,
per esempio c'è un milione per il 4 milioni presunti presi da Galan per il Mose, un miliardo di corruzione attorno alla faccenda Mose, e la corruzione ogni anno ci costa 15 miliardi all'anno, no? Cioè la Confindustria ha dichiarato che 320 miliardi è il computo totale per 20 anni, sono 15 miliardi all'anno circa di corruzione, sì, del danno prodotto dalla corruzione in Italia. Se noi lo rapportiamo all'evasione, che so, ad esempio dei grossi gruppi finanziari, non faccio i nomi, però quelli che operano abitualmente in internet, raggiungiamo quota tipo 27, 37 e così via. Le banche ogni anno evadono, stando ai conti, alle stime dell'anno scorso, perché variano di anno in anno, 577 miliardi, che sono più del 30% del PIL italiano. Allora, quindi, noi ci andiamo a prendere con la casta, cricca, corruzione, che per carità sono da combattere, ce le prendiamo con le pensioni dei politici, quando ci sono cassi integrati dell'Alitalia che prendono 11.000 euro e ce ne sono a centinaia, per poi non arrivare mai comunque a colpire la portaerei, che occupa un terzo dell'area, ok? Quindi andatevi a vedere questi dati e scoprirete che molto spesso anche i politici, quelli che ci sembrano anche in buona fede, ci comunicano dei dati assolutamente relativi, ma non li contestualizzano all'interno di tutto un discorso che andrebbe fatto, e ci farebbe capire che veramente i politici tutti ci stanno portando alla caccia dei ladri di polli, che va fatta, per carità, ma se abbiamo delle priorità dovremmo prima andare a pizzicare quelli che ci fregano di più. Telefonata, pronto? Caduta la linea. Vabbè, portate pazienza, perché i concetti vanno espressi per essere appunto chiari e non creare situazioni di allarmismo, come le avevamo detto prima, come ci diceva prima la signora. Altra telefonata, pronto? 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 Buongiorno, pronto? A chi parlo? Allora, io sono Rosanna da Castel Fiorentino. Buongiorno Rosanna, mi dica. Buongiorno. Mi dica. Pronto? La sento. Buongiorno dottor Martire e ai suoi ospiti. Allora, io volevo fare una comunicazione. Io vivo in Toscana, a Castel Fiorentino, e vi dico che la Toscana ha tanto spazio per accogliere clandestini e immigrati. Nel paese in cui vivo, 21.000 abitanti, si vedono immigrati, ma non si tratta di invasione. Potrebbero accoglierne sicuramente un 10.000. I giardini vari sono liberi, non vedo lo spettacolo che vediamo laddove vengono scaricati, sia con le navi che con i pullman, Friuli, Veneto, Lombardia, Liguria, Sicilia e Campania, eccetera, eccetera. Quindi, chissà come mai il ministro Alfano, io me lo domando, e Renzi e i vari prefetti non inviano questi clandestini in Toscana, ve lo dico io, perché se così facessero sarebbe la fine dei DS. O comunisti, va bene? PD oggi. Allora, appunto, assieme al paese di Renzi ne potrebbero accogliere tantissimi, ma non ci rimandano. Tutto qui. Va bene. Grazie, arrivederci. Grazie signora sindaco. Mi ha fatto pensare una cosa, e non è sbagliato quello che sta dicendo. Stanno usando i clandestini, i profughi, chiamiamo come vogliamo, e stanno usando anche in questo, non solo li usano per la speculazione, ma li stanno mandando puntualmente, secondo quello che sto vedendo, posti io, strategici in posti a Padova ad esempio, li mandano a Padova e scaricano un pullman, adesso ne scaricheranno un pullman al giorno, sì, li mandano a Padova, perché poi la gente, sai, io sono sindaco da 6 anni, a un certo punto la gente con chi è che ha contatto? Col sindaco. Il primo è il sindaco, no? È ovvio. Con chi se la prende? Stufa, stanca ormai di ripetere sempre le stesse cose e di inveire contro la televisione e il telecomando, che alla fine non ne può più, perché tanto con Renzi non ci puoi mica parlare, hai capito? Va dal sindaco, se la prende col sindaco, ma tu sindaco però non riesci a debellare, non riesci a bloccarli questi. Ma il sindaco come cavolo fa se il prefetto sovrasta anche la sua autonomia? Sì, quando arriva l'ordine del prefetto... Nonostante noi abbiamo responsabilità, tu sai che ho diffidato lo Stato per queste cose. Sì, lo so. Nonostante io ho responsabilità sulla sanità, su tutto quello che succede, casca una foglia e uno si inciampa, io vado in galera ad esempio, noi abbiamo responsabilità su tutto, però il prefetto può mandarci i profughi,
clandestini che non sappiamo neanche chi sono, cosa sono e che malattie hanno, ce li mandano e noi dobbiamo tacere. No, che non tacciamo. Prendiamo l'ultima telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Pronto, buongiorno dottore, sono Luisa da Piacenza. Buongiorno. Senta, credevo che mi facesse fondare la mia pensione nella telefonata. Assolutamente no. Mi dica. Abbassi il volume del televisore comunque, va? Ascolti, no, io volevo dirle una cosa, che finché abbiamo dei schifosi luridi di comunisti che comandano l'Italia, non andrà mai bene l'Italia. Dove è passata la sinistra? Ha portato la distruzione. Non sono solo delinquenti, sono anche degli assassini, perché tanta gente si è uccisa. Non dica così. Poi voglio dirle un'altra cosa. Che dopo le arrivano a casa. La nostra televisione è stupenda, però anche quella di Berlusconi è stupenda, perché fanno dei servizi, anche loro, molto seri. La ringrazio, dottore, buona giornata. Grazie, buona giornata. Mai detto che non sono seri gli altri, ci mancherebbe. Solo che magari noi siamo forse un po' più liberi, perché se diamo la possibilità anche a lei di esprimersi così... Guai che non ci fosse la libertà. A sua responsabilità, ovviamente. Hanno diritto i cittadini di telefonare, hanno il diritto di votare, il diritto di lavorare, di tutto questo che è l'insieme nella società dove c'è la democrazia, che è la libertà. Guai che mancasse questo. È che la situazione attuale ci ha messo in modo che siamo sotto una dittatura, non siamo più sotto una democrazia. E la gente non ha più neanche la libertà di poter decidere sul proprio domani, quindi riducendoci sempre la povertà, è ovvio che il popolo ha bisogno di cambiare. Presidente, cosa fa durante l'estate? Sempre in giro per l'Italia? Sempre in giro per l'Italia, ripeto, sono venuto stanotte da Napoli, sono rientrato, dove c'è stato fra l'altro un ottimo lavoro che abbiamo fatto in un giorno e mezzo. E alla sera c'è stato un incontro là con i simpatizzanti nostri e il nostro segretario sulla regione Campania, e sono venuti proprio i pensionati. Avete parlato di De Luca? Abbiamo parlato un pochettino di De Luca, no? Ma c'è tutta una questione in atto che bisogna vedere come sistemarle, capito? Severino, perché viene applicata. Insomma, c'è stato una comunque lamentela. La legge non è uguale per tutti. C'è stata una lamentela che però anche giù si sono lamentati, sì, hanno detto buono, questa gente che è impresentabile, invotabile, no? È lì alle istituzioni e va adesso a dirigere il suo posto, che se guardiamo, dice, ma allora quali leggi abbiamo in Italia? Quali leggi ci sono in Italia? E questa è la lamentela che è venuta fuori il primo discorso, che poi l'abbiamo visto anche sui giornali. Insomma, il volere dei cittadini è ben diverso, non lo vorrebbero lì. Certo. Come tanti altri amministratori in Italia che sono andati su in altro modo. Grazie al presidente Claudio Berti, presidente del Movimento per la Storia e l'Identità Italiana. Ci ritroveremo o durante agosto o comunque in base agli impegni o comunque i primi di settembre. Certo, ci ritroveremo qui in trasmissione. Sindaco di Carceri, allora... Io ti ringrazio per avermi invitato, è sempre un piacere venire qua anche per ascoltare, poi mi piace molto ascoltare i cittadini e che parlano e che raccontano con semplicità e che hanno, mi sembra che stanno capendo, hanno capito che cosa sta succedendo. E quindi una consultazione. Ho notato che li sentiamo anche molto preparati, oltre che sì, critici, sì, li sì, sentiamo sì, molto preparati, perché evidentemente hanno capito che ci sono diverse fonti di informazioni su cui attingere notizie e svilupparle eventualmente con persone come voi. Ma anche grazie a queste trasmissioni qua, libere, dove si può parlare, confrontare, quindi credo che stiamo facendo un buon lavoro. Grazie a te, Massimo. Prego, prego. Ma difatti quello che crede il governo di avere a che fare con della gente che è ignorante, che non capisce niente. Certo. I nostri italiani sono altamente preparati, sono persone intelligenti che sanno dare la loro risposta, come sanno anche votare, decidere sì o no. Quindi voglio dire, è il governo che sbaglia, crede che il popolo italiano sia un popolo no, infatti non siamo stupidi, ormai gli italiani si stanno svegliando. E va rispettato. Costantino Rovere, area comunicazione economia 5 Stelle, attenzione,
Porta che è un gruppo quello. Di lavoro, non è. Sì, sì, non siamo riferimento referenti ufficiali di alcun partito con un nome. Cosa simile. Andiamo a toccare prossimamente come Ma studio? Mi piacerebbe. Beh, come studio ne stiamo facendo diversi, da un reddito di cittadinanza vero e proprio. Mm-hmm. E che vabbè è in ballo ed è abbastanza avanzato, fino a discorsi di banca pubblica di proprietà dei cittadini questa volta. Allora prepariamo una trasmissione su questo? Sarebbe bello. No, è importante perché sì, perché si tratta di un progetto estremamente concreto e anche prossimo da realizzarsi. Il sindaco ci sta, si offre come cambia. E fra l'altro il progetto pilota, per così dire, si può realizzare soltanto in Veneto come unico punto al mondo. Perfetto, grazie mille, c'è la sigla, io vi rivedo, se vi fa piacere, giovedì mattina. Grazie, buona giornata a tutti.